Bene, allora buongiorno a tutti e a tutte. Io saluto e ringrazio tutti voi per aver accolto l'invito a partecipare a questo incontro. Ringrazio di cuore sentitamente la ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'amica Valeria Fedeli. Saluto e ringrazio il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il presidente della FIEG, Maurizio Costa. Saluto un'altra amica, la presidente della RAI, Monica Maggioni. Saluto il vicepresidente di Facebook, Richard Allen, e il giornalista Paolo Attivissimo. Poi tante sono le personalità anche qui in questa sala. E saluto e ringrazio il presidente di Pubblicità Progresso, Alberto Contri, che ha accettato il nostro invito a essere qui oggi. Ecco, poi un saluto speciale a Geppi Cucciari, eccola qui, che oggi condurrà questi lavori e quindi ci porterà, insomma, attraverso la conoscenza di un tema che è di estrema importanza per tutti noi. Io ringrazio anche i partecipanti dei tavoli del 21 aprile che oggi hanno voluto essere qui di nuovo con noi, così come il fumettista di Gazebo, Macox e io insieme premieremo i ragazzi che hanno vinto un concorso che è stato bandito da IBSA, la Foundation for Scientific Research, e dall'Istituto Pasteur Italia, e quindi un concorso che si chiama Bufale in rete, come riconoscerle, e c'è stato questo concorso e alcuni ragazzi, insomma, hanno fatto questi fumetti molto belli che poi premieremo. Ecco, questo incontro di oggi nasce da un percorso, è una tappa di un lungo percorso che io definirei un percorso di consapevolezza digitale che ho voluto avviare nel 2014. L'ho avviato istituendo una commissione, la commissione Internet. Qui, come sapete, a Montecitorio abbiamo 14 commissioni permanenti. Ma non c'è una commissione che si occupi di affari digitali e di internet. E dunque mi sembrava una certa manchevolezza non avere un luogo per riflettere e per fare attività su questo grande tema. E dunque ho voluto istituire questa commissione con un format innovativo, una commissione parlamentare composta da deputati chiaramente competenti nella materia digitale e anche esperti esterni, quindi giuristi, operatori del settore, rappresentanti di associazione. Ecco, questa è stata la prima volta che in questo Parlamento è entrata una commissione di questo genere. Ora la commissione ha prodotto una carta dei diritti e dei doveri di Internet, una specie di costituzione digitale con 14 articoli. E vedete come l'abbiamo finalizzata questa carta? Noi prima di chiuderla abbiamo voluto sapere il parere delle persone, dei cittadini e per la prima volta, anche in questo caso, abbiamo aperto una consultazione pubblica online su un atto parlamentare. Non era mai accaduto prima. E dunque hanno collaborato a questa conclusione dei lavori tanti cittadini che hanno mandato i loro commenti alla bozza che noi avevamo loro sottoposto. Quindi in questi 14 articoli di questa, chiamiamola, carta costituzionale digitale, ci sono anche i suggerimenti venuti dalle persone che hanno voluto partecipare attivamente alla consultazione pubblica. Ecco, e per quanto riguarda invece la disinformazione, il tema di cui ci occupiamo oggi, devo dire con un certo orgoglio che anche in questo caso, in tempi non sospetti, noi ci siamo occupati di disinformazione. Abbiamo iniziato a farlo nel novembre del 2016, guardate la data, novembre 2016. Prima quindi che si parlasse di questo tema che è esploso a livello internazionale con l'elezione del presidente Trump, prima se ne sapeva poco o niente. E quindi quando il fondatore di Facebook, Zuckerberg, disse che era un'idea folle pensare che le bufale avessero influenzato le elezioni e creato la polarizzazione politica. Questo
poi ha cambiato idea, ma in quel momento diceva così. E in quel momento noi qui alla Camera lanciavamo in un convegno una iniziativa importante. Il convegno aveva un titolo eloquente, non è vero, ma ci credo. Vita, morte e miracoli di una fake news. Quindi in questo senso dico abbiamo anticipato il dibattito internazionale, perché almeno nel nostro paese di questo non si parlava. E in quell'occasione è emerso che veramente era una questione di cui noi ce ne dovevamo occupare. In quel convegno erano venuti professori universitari, erano venuti esperti della materia, erano venuti giornalisti, ma era un pubblico di nicchia. Era un pubblico di nicchia a fronte di un tema che riguarda tutta la collettività. E dunque in quell'occasione abbiamo capito che noi non potevamo limitarci qua dentro a prenderne atto senza coinvolgere i cittadini che erano le prime vittime della disinformazione. E come dovevamo farlo? Dovevamo farlo aumentando la consapevolezza sul tema, ma dovevamo anche farlo coinvolgendo direttamente i cittadini, fargli fare qualcosa di chiaro, di concreto. Così nasce l'appello Basta Bufale, così, da quella iniziativa e dall'esigenza di dire dobbiamo prenderci la responsabilità di sostenere i nostri cittadini, coinvolgendoli in questa battaglia per una corretta informazione. L'obiettivo era 10.000 firme, perché il tema ben poco noto non avrebbe, a nostro avviso, avuto troppa eco, visto che era ancora un tema da nicchia, e invece devo dire che siamo a oltre 20.000 firme, il che significa che questo tema, grazie allo sforzo di tanti, del Ministero dell'Istruzione, dei mezzi di informazione e di tutti coloro che hanno a cuore appunto il diritto a essere ben informati, questo tema sta crescendo nella cognizione e nella consapevolezza. Ora io devo dire grazie anche ai testimonial che ci hanno aiutato, i testimonial tanti, Geppi una di quelle, ma insomma non li voglio menzionare tutti perché se poi dimentico qualcuno faccio una gaffa, comunque figure molto note nel paese che hanno voluto spendersi per questo appello facendo dei video e invitando tutti a partecipare in questa battaglia contro le fake news. Ecco, allora io mi sono anche attivata perché è una questione di responsabilità e quindi ho voluto organizzare dei tavoli tematici. Il 21 aprile si è tenuta una conferenza nella Sala della Lupa in cui abbiamo stabilito che tutti i cosiddetti stakeholders, cioè e quindi i soggetti capaci di poter fare la differenza, dovessero lavorare pragmaticamente a delle proposte concrete. Quindi 40 sigle sono state coinvolte, quindi immaginatevi insomma tanti soggetti della nostra società, e hanno lavorato in 4 tavoli tematici. Va bene? Questi tavoli tematici sono stati coordinati da 4 esperti che io ringrazio pubblicamente, e qui abbiamo Attivissimo che anche ci farà poi una sintesi dell'analisi che è uscita da questi 4 tavoli, perché noi dobbiamo essere scientifici nell'approccio, dobbiamo approfondirlo, non possiamo permetterci di fare 4 chiacchiere tra amici. E dunque insieme a lui c'era Puente, Coltelli e 4 Ciocchi, nomi noti del nostro paese per essere degli esperti debunkers. I debunkers sono quelli che svelano le bufale e le fanno emergere, le smascherano e le portano all'attenzione dell'opinione pubblica. Attenzione, non credete a questo, le persone a volte sono un po' superficiali, a volte in buona fede, a volte credono a quello che è scritto sulla rete perché sembra che se è scritto sulla rete è vero. E invece non è così. E allora, da queste note di sintesi che io ho visto, emergono 2 cose in tutti i tavoli, in tutti e 4 i tavoli sono emerse. Uno, che bisogna potenziare il processo di alfabetizzazione digitale, e questo attraverso la formazione, a cominciare dalle scuole. Questo in tutti i tavoli è stato detto. 2, che bisogna fare una campagna di informazione
di massa attraverso tutti i mezzi di comunicazione, sia quelli tradizionali, sia quelli digitali, per aumentare il livello di consapevolezza, il livello di consapevolezza delle persone. E allora sul punto della formazione, noi non siamo stati a guardare come Camera dei Deputati, e la Commissione Internet ha fatto un'altra cosa inusuale, ha deciso di uscire da Montecitorio e, dopo aver firmato il protocollo con il MIUR, di andare nelle scuole. Immaginatevi, cioè non è una cosa che avviene di solito, che una commissione parlamentare composta da deputati ed esperti decida, dopo aver fatto il percorso per cui era stata istituita, di uscire ed andare nelle scuole a fare la formazione. Ed è quello che sta accadendo. La commissione è già andata a Torino, a Roma, e è andata anche, dunque, aspetta, a Bari, e adesso ha altre tappe importanti. Ecco, e quindi presto sarà a Catanzaro, poi a Pescara e poi a Napoli. La Commissione però non è che abbandonerà il compito parlamentare. Qui voglio darvi una notizia. La Commissione avvierà presto un'indagine conoscitiva sulle fake news, su come nascono e come vengono diffuse. Questo per fare chiarezza su un fenomeno che, a mio avviso, veramente sta danneggiando la collettività. Lo facciamo anche sulla scorta di un'altra esperienza che è avvenuta in Inghilterra, alla House of Commons, che hanno appunto anche loro avviato un inquiry sulle fake news. Ecco, quindi vorrei sgombrare anche però il campo da alcuni equivoci, perché questa forse è la sede giusta per farlo. Non ho mai messo in atto, mai e lo farò, azioni che vadano a fare censura. Allora, chi crede, chi in modo pretestuoso dice questo, dice il falso. Ecco, censurare sarebbe stato nascondere il fenomeno. Censurare sarebbe stato oscurare il fenomeno. Questo sarebbe stato censura. Non può chiamarsi censura accendere i riflettori su una questione che danneggia tutti. Questo deve essere chiaro, una volta per tutte. Quindi io penso che le fake news mettano a rischio un diritto fondamentale, che è il diritto a essere informati correttamente. Le fake news sono un fattore potente di destabilizzazione, di inquinamento del discorso pubblico, e dunque non occuparsene sarebbe un'omissione. Per questo io seguo la questione con molta attenzione. E vedete, alla vigilia della giornata internazionale della libertà di stampa che si tiene domani in tutto il mondo, questo, combattere le fake news, è anche un modo per ribadire la centralità dell'informazione in una società democratica, ma di una corretta informazione. Così come lo è esigere che i giornalisti possano esercitare il diritto dovere di cronaca liberamente in ogni parte del mondo. E lo sto dicendo perché fra poco incontrerò una delegazione che sta manifestando qui a Piazza Montecitorio, qui davanti, una delegazione della manifestazione No Bavaglio Turco, una manifestazione che vuole chiedere a viva voce la liberazione dei circa 150 giornalisti detenuti nelle carceri turche. E io penso che sia nostro dovere ascoltare questa delegazione e sostenere questo sforzo, motivo per cui alla conclusione di questi lavori io incontrerò la delegazione di giornalisti che mi ha chiesto appunto l'incontro. Allora, chiudo dicendo che sarebbe un buon risultato oggi se tutti i soggetti qui coinvolti, qui in questo tavolo abbiamo i vertici dei circa 40 soggetti che sono stati coinvolti, non tutti sono rappresentati, non potevamo coinvolgerli tutti, ma credo che chi è seduto a questo tavolo sia ben rappresentativo. Ecco, dico, un buon risultato è che ci si impegni a fare cose concrete. Ognuno si impegni qui a fare cose concrete.
Ma io propongo anche qualcosa di più, vorrei suggerire un obiettivo più ambizioso per oggi. Vorrei suggerire l'obiettivo di raggiungere un ottimo risultato, non un buon risultato, un ottimo risultato. E l'ottimo risultato sarebbe se oggi noi qui ci impegnassimo a lanciare nel nostro paese per la prima volta un grande progetto di educazione civica digitale, un progetto di educazione civica digitale a cominciare dalle scuole con tutti i soggetti coinvolti, non solo il Ministero, ma anche le aziende, anche i mezzi di informazione e anche i social media. Se oggi noi riusciamo a raggiungere questo obiettivo di unire le forze per il prossimo anno scolastico e avviare questo progetto, che come dico deve essere corale, ecco, io penso che noi avremmo restituito la fiducia che migliaia di italiani ci hanno dato firmando l'appello Basta Bufale. Vi ringrazio. Ringraziamo questa donna per bene, coraggiosa, autorevole, determinata, senza la quale Facebook avrebbe perso il 70% del traffico in questi ultimi mesi. La Presidente della Camera, Laura Boldrini. Allora, buongiorno a tutti i presenti e le presenti. Sono ovviamente molto felice di essere qui in questa sala così minimalista, così semplice. Io senza un arazzo di fronte difficilmente riesco a carburare al mattino. Quindi vi do il benvenuto. È un onore per me essere in questo luogo che rappresenta la democrazia e che bello si apre ai cittadini e ai loro problemi quotidiani. È visitabile la prima domenica del mese, gratis, e ho scoperto che ha oltre 100 recensioni su TripAdvisor, tutte molto positive. Allora, il tema di oggi, come ha detto la Presidente, è molto scivoloso, delicato, come una discesa ghiacciata al polo. Si parla di bugie, quelle che si dicono nella vita e fanno male solo a qualcuno, e quelle che si mettono dappertutto e fanno male a più persone. Io adesso vorrei tradurre quello che la Presidente ha detto in punta di fioretto alle persone a questo tavolo. Allora, si è pensato di mettere nella stessa stanza questi soggetti, con l'illusione di una chiacchierata, in realtà le porte sono state sigillate, voi non uscirete da qua fino a quando non vi impegnerete in pubblico, di fronte addirittura delle telecamere che non sono quelle del Cantatù e neanche i microfoni, a fare qualcosa che è quello che la Presidente ha appena profilato, un progetto effettivo, che è la differenza tra iscriversi in palestra e andarci. Oggi, cari amici, ci andiamo in palestra. E questi glutei dell'anima li rassodiamo tutti insieme. Allora, peraltro, lo sapete, le bugie sono sempre esistite, anche prima, molto prima che ci fosse, insomma, che l'accesso alla conoscenza fosse così ricco, complicato e pieno di possibilità come adesso. Si diceva, qualcuno disse, ripetete una bugia 10, 100, un milione di volte e diventerà una verità. Che è già una frase abbastanza inquietante. Se poi scopri che la diceva il ministro per l'educazione popolare e della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels, si capiscono tante cose. Quindi siamo qua in qualche modo a rifare chiarezza. Come si fa a capire dove sta esattamente il confine tra censurare le bufale e censurare basta? Perché ha più impatto una prima notizia della verità? Perché le smentite non hanno la forza della notizia falsa che le ha rese necessarie? Allora, su questo ovviamente non farò luce io, mi sembra superfluo chiarirlo, ma fa luce un giornalista, un blogger, un debunker, un cacciatore di bufale, così ha scritto sul suo profilo Twitter, giuro che nonostante la premessa ha un lavoro vero, un cognome d'arte che io spero sia un manifesto di una vita piena di soddisfazioni per lui e per chi lo frequenta, Paolo Attivissimo. Grazie, buongiorno a tutti. Non è un nome d'arte, il mio cognome è vero, è giusto per precisione. L'iniziativa Basta Bufale della Presidente della Camera è il primo sforzo coordinato delle istituzioni per occuparsi di un tema importante come quello della falsa informazione. È uno sforzo che io considero assolutamente necessario perché i danni che vengono causati da questo fenomeno spesso vengono sottovalutati. Se ne ha già accennato, ma in realtà qui si tratta di toccare temi importanti per tutti i cittadini. La salute, la sicurezza, le scelte dei rappresentanti politici dipendono in gran parte anche da questo fenomeno. Quindi questo è uno sforzo anche prezioso, perché senza un coordinamento istituzionale autorevole non sarebbe stato possibile portare all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti e all'opinione pubblica la reale natura di questo problema e riunire le risorse che possono contribuire ad arginarlo.
Il contrasto ai danni di questa disinformazione pilotata parte innanzitutto dalla conoscenza del problema. Io, quando ho cominciato a occuparmi di bufale tanti anni fa su internet, come informatico e come giornalista, li vedevo come un tema tutto sommato abbastanza facile. Erano quasi sempre delle storie disseminate da persone comuni che in buona fede diffondevano delle storie senza rendersi conto che improvvisamente avevano fra le mani un potere di comunicazione straordinario e non lo sapevano gestire. Per una vasta fetta delle persone oggi è ancora così. I non addetti ai lavori vedono la bufala o la fake news o false news, come dice Richard Allen. È ancora una questione di errori, equivoci, di cose di propagandate e propagate in buona fede, in modo dilettantesco, amatoriale. Non viene vista come un problema grave. E qui invece parte il primo punto. Il termine stesso addirittura sembra bufala, sembra sminuire la questione. Ma la bufala da quei tempi eroici si è trasformata, si è cresciuta completamente, è diventata una disinformazione studiata, è pianificata, politicizzata e soprattutto commercializzata. È diventata uno strumento chirurgico per la manipolazione di massa. Siamo ben lontani dai gattini bonsai e da tutte le altre storie classiche. È diventata anche un motore economico. Con le bufale si spostano risultati elettorali, si vanificano campagne sanitarie che servono per la nostra salute, si fanno anche però grandi guadagni. I cittadini che non sono, teniamo presente, un'entità astratta, non sono loro, siamo noi, siamo tutti noi, hanno questo diritto assoluto di sapere che i siti web, i social network, le testate giornalistiche convenzionali guadagnano cifre enormi con le bufale e con le false notizie. Hanno il diritto di sapere che quelle che percepiscono come un'informazione libera da filtri, e quindi più credibile, in realtà pilotata in gran parte da algoritmi e meccanismi tecnici che hanno nomi assolutamente arcani, clickbaiting, programmatic advertising, dark advertising, echo chamber, shock for click, botnet e via dicendo. I cittadini hanno il diritto di sapere, secondo me, che ogni volta che condividono una fake news sui social network generano incassi per tutti i bufalari. Non è una questione che riguarda soltanto i cittadini, è anche una questione che tocca chi ci governa. Poche ore fa ho sentito una senatrice dichiarare con un certo orgoglio, dopo aver pubblicato su Facebook una notizia falsa, cito, uso la rete che è controllata da me e non da altri organi. Quindi senza questa consapevolezza diffusa non c'è soluzione calata dall'alto che possa funzionare. In questo senso la risposta dei cittadini all'appello basta bufala della Presidente, sottoscritto da 20.000 persone e più, è un primo segnale importante, a mio avviso, della graduale diffusione di questa coscienza che stiamo cercando di formare. È un primo passo verso una soluzione. Soluzione che, come è già stato detto, e lo sottolineo anch'io, è importante dirlo più volte chiaramente perché il messaggio sia inequivocabile, non può assolutamente basarsi su proposte di censura, e ce ne sono state diverse. Quelle lasciamo a chi è rimasto, come dire, nostalgicamente fermo ai tempi in cui esistevano ancora le frontiere per l'informazione e a chi ha così tanta paura dei fatti e si sente così insicuro e fragile da oscurare persino Wikipedia, come per esempio appunto la Turchia. Quindi la soluzione alla disinformazione non è creare nuovi bavagli, creare nuovi limiti, ma una maggiore informazione. Più parliamo, più riusciamo a diluire le bufale. Non è parlare meno, ma è parlarsi meglio. Grazie all'iniziativa Basta Bufale, grazie a questo intervento istituzionale, è stato possibile riunire appunto gli esperti di tutti i settori. Io qui vi riassumo quello che è stato deciso a questi quattro tavoli. E ringrazio i colleghi esperti, David Puente, Michelangelo Coltelli, Walter Quattrociocchi, hanno fatto emergere alcuni temi essenziali condivisi che propongo anche come spunto per i relatori di oggi. Il primo tema è che la consapevolezza è che la situazione è grave, è universale. Tutti sono d'accordo su questo punto. Il business della bufala, la fabbrica delle fandonie, è un problema sociale serio. Questo l'abbiamo avvertito tutti. A lungo termine danneggia tutti. Magari crea dei vantaggi temporanei per pochi, ma a lungo termine fa male. Una cittadinanza confusa da notizie false e contraddittorie su temi delicatissimi come la salute o le scelte politiche non è più facile da governare. È ingovernabile. Questa consapevolezza è venuta fuori con forza a tutti i tavoli. Il secondo punto è la necessità di diffondere un messaggio chiaro, che scavalchi quella bolla informativa che gli esperti ci hanno descritto così bene, in cui è facile trovarsi racchiusi. Una campagna, nello stile di pubblicità progresso, appunto,
che senza atteggiamenti da maestri in cattedra proponga di usare il buon senso per sensibilizzare tutti. Un messaggio del tipo chi semina bufale, questa forse è una cosa che alcuni ricorderanno, chi semina bufale avvelena anche te, digli di smettere. Tutti hanno sottolineato gli sforzi di comunicazione già in corso nelle scuole, nei media, per esempio attraverso l'impegno delle istituzioni sanitarie, della polizia postale, ma anche delle aziende e delle loro associazioni. Però è emerso il bisogno di trovare linguaggi nuovi, qui ne vediamo alcuni esempi, di attingere anche al talento della rete per rispondere alle false notizie in tempi più rapidi rispetto al passato e con forme di comunicazione che siano leggere ma precise e fruibili universalmente, che abbiano un grande impatto. Anche il meme può essere un veicolo di comunicazione. Dal tavolo di lavoro dei rappresentanti del mondo digitale è arrivato un altro spunto fondamentale. Nessuno vuole istituire, li hanno chiamati ministeri della verità, nessuno vuole presentarsi come arbitro del vero o del falso, però ci sono e si possono perfezionare degli strumenti tecnici che consentono di segnalare i casi di falso palese, indiscutibile, i casi per esempio di like e condivisioni non generate da utenti, ma generate da sistemi automatici, che costituiscono oggi una fetta molto significativa delle false notizie più diffuse. E mi fa piacere vedere il cambiamento notevole di Facebook da novembre scorso, quando si parlava appunto di notizie, l'influenza delle notizie false veniva sottovalutata, adesso c'è una presa di posizione molto diversa. Il Facebook Journalism Project è stato lanciato, ci sono alleanze con le organizzazioni di fact-checking, di debunking, per contrassegnare, ma non nascondere, contrassegnare e segnalare notizie false. È uscito da poco un rapporto intitolato Information Operations on Facebook, che considera seriamente il rischio concreto che il social network venga silenziosamente manipolato da operatori commerciali e anche da alcuni stati o nazioni, a scopo di sovversione politica. Non stiamo più parlando di bufale nel senso frivolo del termine. Dal tavolo delle aziende è emerso l'aspetto commerciale delle fake news. Quasi tutte le aziende si sono dichiarate entusiaste dell'iniziativa Basta Bufale, pronte a partecipare a delle azioni corali per una maggiore informazione e per non contribuire involontariamente al sostentamento economico dei bufalari. I siti di false notizie vivono grazie alle inserzioni pubblicitarie, sulle quali le aziende spesso non hanno nessun controllo diretto. Anche qui non mancano proposte di comunicazione più agile, più rapida, e ci sono richieste di autoregolamentazione su base volontaria e di collaborazione con i social network e con i motori di ricerca. Dal tavolo della scuola e della ricerca sono arrivate segnalazioni di tante iniziative già in essere per l'accrescimento della competenza dei cittadini, fondamentale nei confronti dell'informazione, soprattutto in campo scientifico. E sono emerse proposte per studiare il fenomeno della disinformazione attraverso strumenti scientifici già perfettamente collaudati. C'è ancora molto lavoro da fare per quantificare il problema e capirne tutte le sfaccettature e le dinamiche. È un lavoro che secondo me è assolutamente essenziale per evitare di scadere in interventi inefficaci puramente di facciata, che in realtà non risolverebbero nulla. Dal mondo dei media e del giornalismo, sì, ho visto molta preoccupazione, c'è una forte preoccupazione per il crollo del mercato pubblicitario che lo alimenta, questo mondo. Passato in massa ai social network, questo mercato pubblicitario è passato ai social network e ai motori di ricerca. I giornalisti si trovano in mano a meccanismi pubblicitari sui quali non hanno più controllo, come il programmatic advertising citato prima. E questa crisi ha esacerbato il problema della qualità dell'informazione. Meno soldi significa inevitabilmente meno qualità, comporta tempi di produzione sempre più stretti, che ostacolano il lavoro necessario di verifica dei fatti prima di pubblicarli. Molti dei partecipanti al tavolo dei media hanno espresso il bisogno di rendere chiaro con campagne informative, ma anche con operazioni di trasparenza interna, il concetto che produrre notizie ha un costo e che l'abitudine a trovare tutto gratis è un danno per tutti. Fare informazione corretta richiede denaro. La verità conta, tutti lo hanno detto, ma alcuni hanno anche detto la verità costa, teniamolo presente. Allo stesso tempo però ho dovuto constatare con una punta di rammarico che le preoccupazioni sono accompagnate raramente da gesti concreti. Si è parlato di decaloghi, di richiami alla deontologia, però non ho sentito parlare di procedure concrete, di standardizzazione per la correzione, la gestione degli inevitabili errori giornalistici. Il giornalista non è infallibile, sbaglierà. L'importante è che abbia un buon metodo di correzione e di gestione degli errori. Molti si sono vantati di aver adottato gruppi di fact-checking che sono adiacenti o interni alle redazioni, bene,
ma la realtà è che troppe notizie continuano a essere pubblicate senza le verifiche di base offerte a costo praticamente nullo dagli strumenti digitali che tutti abbiamo a disposizione. Le rettifiche latitano. In molte redazioni ho avvertito un vero e proprio fastidio nei confronti delle segnalazioni documentate anche dai cittadini, dai lettori. Quando c'è un errore pubblicato, la notizia errata raramente viene corretta, anche quando è evidente che è falsa. I rapporti con il mondo digitale sono tesi. I giornalisti vedono in particolare, il mondo dei media in generale, vede Facebook e Google come degli antagonisti che godono di vantaggi, soprattutto in campo fiscale, che sbilanciano il mercato e creano una posizione dominante che condiziona il mercato dell'informazione. Ho apprezzato comunque da questo tavolo l'ammissione che c'è un problema di cultura della correttezza e della trasparenza. Ho visto riflessioni amare sulle mancate scuse per la gestione mediatica di casi come quello di Tiziana Cantone. Ho visto anche l'assunzione di responsabilità dei media tradizionali per casi come Stamina. Però è chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare per recuperare una credibilità che, secondo alcuni dei partecipanti a questo tavolo, è ai minimi storici. La voglia di fare, insomma, c'è. Però per fare qualcosa di efficace occorre continuare a confrontarsi, iniziare a compiere dei gesti concreti e uscire dal campo delle promesse. E siamo qui per questo. Vorrei concludere con una riflessione dedicata a quelli che comprensibilmente temono che questi gesti siano una forma velata di controllo delle opinioni, di repressione della libertà di opinione. Vorrei fare una riflessione tecnica, non politica. Se i like sono generati da sistemi automatici o da collaboratori a pagamento, se i commenti sono partoriti da algoritmi di ripetizione e amplificazione, la libertà d'opinione non c'entra nulla. Queste non sono opinioni di persone, sono spam generato da macchine, e questa è una parte fondamentale del problema. Sono un problema tecnologico e come tale si risolvono anche con un intervento tecnologico, oltre che con uno sforzo di informazione che raggiunga tutti. Credo che fondamentalmente nessuno voglia che il futuro dei propri figli sia deciso da cinici algoritmi che diluiscono la democrazia. Buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Attivissimo. Tra l'altro, lei si è occupato di chiacchierare con una persona. Dottor Attivissimo, Attivissimo. Mi scusi, no, mi scusi lei, non stavate flirtando. Lo capisco, siamo troppo lontani noi. Allora, lei praticamente si è occupato di smontare alcune delle teorie complottiste più note, quella dell'11 settembre, quella dell'allunaggio sulla Luna, cioè dello sbarco sulla Luna, anche quella che le donne con la cellulite sono meno affascinanti. Confermo. Ecco. Le volevo chiedere, è meglio confutare le bufale oppure contenerle all'origine? Ma cosa è più facile fare? Le bufale sono incontenibili. Secondo me vanno tirate fuori, vanno esaminate e poi raccontate anche come pretesto per conoscere delle storie. Cioè, se io esamino l'11 settembre, lo sbarco sulla Luna o anche la cellulite, era un esempio. È un esempio puramente casuale. E se l'esamino partendo da una bufala, è l'occasione per farne un racconto più interessante e far tirare fuori la verità. Far vedere come si smonta, da dove viene la panzana. Credo che siano delle occasioni per raccontare in modo nuovo delle storie che magari spesso vengono viste e presentate in modo un po' stantio. Quindi per fare una cosa un po' più easy e live, giovane. Grazie, grazie. Veramente, lei fa molta chiarezza, è l'uomo che ogni donna vorrebbe sul comodino. Per svegliarsi subito con una nuova luce sulla giornata. Adesso diamo la parola a uno dei soggetti fondamentali in questo progetto che la Presidente Boldrini quest'oggi sta profilando con delle dolcissime, non minacce, è uno scontro, è una cosa che soltanto insieme si possono fare delle... Signor Allan mi guarda basito, soltanto insieme possiamo combattere insomma questa deriva della consapevolezza in qualche modo. E allora chiamo subito qua, no, la lascio là dove sta in realtà perché sono io che sto qua, diamo la parola al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Ho detto ministro. Hai detto ministro e questa è una provocazione in questa Camera. Allora, la ministra Valeria Fedela. Fantastica come sempre. Intanto io voglio ringraziare particolarmente la Presidente Boldrini, oltre che tutte le relatrici e relatori. Ovviamente un saluto straordinario a Geppi perché è unico, straordinaria. Santa pazienza.
Allora, intanto perché voglio ringraziare particolarmente la Presidente Boldrini per aver voluto questa giornata, guardate, per aver impegnato anche, come veniva detto, dei tavoli di lavoro da parte della Camera dei Deputati, cioè l'istituzione pubblica nazionale che si è impegnata su questo. Lo considero particolarmente importante perché è stata capace di riunire intorno all'appello diverse personalità e aver reso possibile anche questo incontro e quello che succederà. Io so che non era una minaccia, ma mi impegnerò con delle cose ulteriormente concrete. Intanto credo che sia importante anche da parte mia dire alcune cose. La prima, il problema delle fake news ha radici strutturali, non è un fenomeno passeggero, veniva detto bene prima, ed è già questa una definizione che impegna ciascuno e ciascuna istituzione a non sottovalutarle e a creare una rete di efficacia di intervento. Guardate, a volte le parole sembrano insignificanti, ma dire che è un tema strutturale vuol dire che è davvero un tema profondo che tocca più realtà. Riguarda la capacità del nostro sistema istituzionale, culturale, formativo e informativo, di produrre, quindi c'è la necessità di produrre effettivamente anticorpi rispetto alle dinamiche che contribuiscono sistematicamente ad abbassare la qualità dei processi di formazione e di informazione. Tengo molto a tenere insieme le due ragioni, poi alla fine del ragionamento lo esplicito meglio. E quindi la capacità di quel sistema, che invece noi abbiamo bisogno, di promuovere e realizzare un dibattito pubblico serio, libero, quindi anch'io sono d'accordo, non c'entra nulla la censura, fatto di opinioni autorevoli e partecipazione consapevole e attiva da parte di tutti, esattamente alla definizione di questo fenomeno, perché se non ne sei consapevole non prendi gli strumenti anche di reazione di anticorpi come un elemento serio e fondamentale. In questo considero la qualità del dibattito pubblico parte della qualità della democrazia. Anche la qualità del dibattito, il come si discute di questo, diventa un elemento fondamentale del dibattito pubblico e della possibilità di creare e di attivare concretamente gli strumenti che determinano gli anticorpi. La diffusione incontrollata di notizie false, l'abbiamo visto in ormai molti casi, è capace di danneggiare gravemente privati e aziende, influenzare l'opinione pubblica su temi importanti come la salute e anche la sicurezza dei cittadini, quindi non è, cioè veramente complessiva, condizionare la politica, distruggere la reputazione di figure pubbliche, annientare la complessiva capacità della società di attribuire fiducia e credibilità, che sono fattori decisivi per la coesione di una comunità. Quindi ha veramente una radice che tocca tutti gli ambiti. Quando l'Oxford Dizionario nel 2016 ha inserito la parola post-verità come una nuova definizione, l'Accademia della Crusca ha commentato, evidenziando come, pur non essendo nuovo quel termine, perché anche questo a volte scopriamo delle cose in realtà venivano anche da lontano, definisce questo: le caratteristiche e le dimensioni assunte dal fenomeno ai nostri giorni sono però diverse e ci sono alcuni fattori che in particolare devono essere sottolineati, tutti legati alla rete. La prima, la globalità, cioè anche questo è un elemento strutturale perché è globale, non è soltanto nazionale. La seconda definizione è la capillarità, la velocità virale della diffusione delle varie post-verità e poi la generalità e la genericità degli attori che possono alimentarle. Guardate, in questo c'è tutta la necessità di farne un patto e una relazione tra i diversi soggetti, sia istituzionali che culturali ed economici. Abbiamo gradualmente perso, anche al nostro interno, anche in Italia, perso l'abitudine a distinguere tra fonti autorevoli e quelle che non sono autorevoli. Qui si apre un capitolo enorme, se mi posso permettere, sul certificare il vero, soprattutto nei processi di formazione. Questa è una responsabilità che spetta al sistema di istruzione complessivo del nostro paese. Troppo spesso ormai la costruzione e diffusione di storie è sempre più emotiva e sensazionalistica. La rabbia sociale ha trovato nella rete e nei social uno spazio sfogatoio, lasciando prevalere storie al negativo, cancellazione delle opinioni differenti, discorsi di odio.
Internet ha già cambiato profondamente, sta continuando a farlo, il modo in cui comunichiamo, ci informiamo, condividiamo conoscenze e conoscenza, con una scala e una velocità che non hanno precedenti e che stanno rivoluzionando lo stesso approccio cognitivo e percettivo del mondo. Ovviamente per quanto ci riguarda la questione anche del cognitivo diventa un elemento importante. In questo quadro l'educazione e quindi l'istruzione e la formazione non c'è dubbio che è la prima soluzione strutturale al problema. Per dare alle nostre studentesse e ai nostri studenti, ma anche a tutte le cittadine dell'oggi e del domani, le competenze per una piena cittadinanza digitale, che sono parte strutturale delle competenze generali di cittadinanza necessarie, serve davvero un intervento importante, coordinato e strutturale per poter far abitare a loro positivamente il mondo contemporaneo. Il sistema di istruzione e formazione che abbiamo in mente punta a fornire a tutti le ragazze e le studentesse conoscenze e competenze che li rendono persone preparate, in grado di seguire passioni e realizzare progetti, ma insieme anche di avere gli strumenti per arrivare all'origine delle informazioni e delle formazioni, per avere gli strumenti per arrivare davvero fino in fondo su questo. Tra l'altro, personalmente, ma non solo io, credo molto in quel valore particolare come fattore trasversale potente che l'Agenda 2030 dell'ONU attribuisce all'educazione di qualità a 360 gradi per la realizzazione dello sviluppo sostenibile, cioè il goals numero 4 previsto dall'Agenda 2030. L'alfabetizzazione informativa è oggi, e deve esserlo sempre di più, una delle componenti fondamentali dell'educazione di qualità. Le studentesse e gli studenti non devono essere consumatori passivi di tecnologia, devono invece diventare, grazie alle tecnologie, consumatori critici e produttori consapevoli di informazione e conoscenza certificata. Devono saper valutare l'informazione, riconoscere l'attendibilità delle fonti, comprendere dinamiche e regole che intervengono sulla circolazione e sul riuso di tutte le storie che vengono presentate come notizie. Educare i nostri studenti ad un uso positivo e consapevole dei media digitali significa creare le condizioni sociali, comportamentali e cognitive per prevenire strutturalmente e superare i rischi connessi alla rete, contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo e la diffusione del linguaggio dell'odio, dare importanza alla privacy e saper governare il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata. Significa promuovere un uso della rete come spazio reale di collaborazione e condivisione, di produzione e scambio di informazioni, come luogo di diritti e doveri, di rispetto e crescita. È in questo contesto che vengo allora al tema di oggi, alle azioni in corso e agli impegni concreti del MIUR, che intendo prendere anche qui davanti, raccogliendo l'importante proposta della Presidente Boldrini. Intanto voglio dire e voglio sottolineare, pur soffermandomi poi sulla scuola come primo luogo in cui possiamo avviare quel cambiamento culturale che serve a invertire strutturalmente i processi e abitudini di informazione, come anche l'università e gli enti di ricerca devono riscoprire un ruolo strategico, veniva detto prima anche nell'introduzione, potendo incidere sulla comprensione del problema, sull'individuazione di soluzioni, sulla corretta divulgazione scientifica e informativa ai livelli dell'università e della ricerca scientifica. Elemento non indifferente rispetto alle bufale che continuano ad avvenire e ad essere prodotte anche nel nostro Paese. Venendo alla scuola, segnalo intanto il Piano Nazionale Scuola Digitale, introdotto con la Buona Scuola, che è il contesto sistemico ed inizia ad essere terreno fertile, diffuso, nel quale inserire qualsiasi intervento mirato come quello sulle fake news. Ricordo poi che nel quadro degli avvisi PON, cioè dei finanziamenti che stiamo dando alle scuole, che sono attualmente aperti, dedicati alla crescita delle competenze di cittadinanza globale per le studentesse e gli studenti, abbiamo destinato 80 milioni alle competenze per la cittadinanza digitale, risorse con le quali 5.000 scuole potranno realizzare progetti didattici per approfondire le conoscenze e sviluppare la consapevolezza del come stare in rete. Io credo che questo sia già un pezzo importante. L'impegno, e qui è il primo punto di cui io condivido molto la proposta della Presidente, l'impegno è quello di rendere strutturale, proprio per corrispondere a quello che dicevo all'inizio, strutturale questo intervento in ogni classe.
Lo faremo con nuovi investimenti sulle competenze degli studenti e sulla formazione dei docenti, con ulteriori bandi che partiranno nel prossimo autunno, e questo è il primo impegno concreto che prendo qui. Il punto di arrivo sono gli ordinamenti, non tanto inserendo un insegnamento aggiuntivo, quanto piuttosto ottenendo che conoscenze e competenze legate alla cittadinanza digitale siano inserite verticalmente come progressione di obiettivi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Anche questo è un elemento di scelta, se è strutturale. Le fake news non sono una lezione in sé, ma devono attraversare tutte le conoscenze e tutte le competenze che vengono portate dentro i processi di istruzione e di formazione. Come avviene per le competenze di base, come per la lingua madre, la matematica e le lingue straniere, le competenze di cittadinanza digitale sono fondanti per l'accesso alla società della conoscenza e, dal mio punto di vista, anche per l'economia della conoscenza. Voglio poi segnalare il progetto Generazioni Connesse, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma CEF, attraverso il quale la Commissione promuove strategie per rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Noi abbiamo su questo un progetto coordinato dal BIUR, in partenariato con il Ministero dell'Interno e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante dell'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children, Telefono Azzurro, Università di Firenze, Università di Roma La Sapienza, scuola.net, cooperativa Edi e Movimento Difesa del Cittadino e l'Agenzia Dire, per dire che c'è già un piccolo coordinamento su cui con oggi possiamo svilupparlo in modo più ampio. Tra le diverse azioni previste e realizzate dai partner ci sono attività di formazione, creazione di piccole redazioni giornalistiche nelle scuole per raccontare il mondo del web dal punto di vista delle ragazze e dei ragazzi, rafforzamento delle linee di ascolto che forniscono supporto ai bambini, adolescenti e genitori in caso di esperienze negative nell'uso della rete, campagne e attività di informazione e sensibilizzazione. Proprio in previsione della giornata di oggi e nell'ottica degli impegni concreti, abbiamo ora chiesto a tutti i componenti del consorzio di Generazioni Connesse di avviare una nuova serie di attività sul tema delle fake news. Ugualmente prendo qui l'impegno di destinare una quota dei fondi stanziati dalla legge 440 a progetti delle scuole su percorsi formativi legati esattamente all'informazione fact-checking, al contrasto delle fake news. E questo è l'altro impegno, Presidente, che prendo qui oggi, di moltiplicare gli spazi di informazione del Ministero con sezioni dedicate sul portale Io Studio, Io Apprendo, con i messaggi sui social. Chiudo con l'ultimo impegno che la Presidente Boldrini anticipava in modo molto preciso e puntuale nella sua introduzione, cioè educazione civile digitale. MIUR e Camera dei Deputati, io sono d'accordo e lo prendo qui l'impegno, realizzeranno insieme nel prossimo anno scolastico un progetto di informazione, comunicazione e sensibilizzazione civica rivolto a tutte le scuole. Accanto alle attività più direttamente comunicative, nelle stesse scuole, sui social, sui canali TV e di informazione, organizzeremo incontri e promuoveremo il protagonismo degli studenti e delle studentesse per la realizzazione di un decalogo di regole su come riconoscere una fake news e come informarsi in modo corretto e completo. Soprattutto, però, vogliamo una campagna che attivi il lavoro in classe, fornendo tutti gli utensili, tutti gli strumenti, tutti i kit informativi che consentano alle docenti e ai docenti di avviare percorsi per insegnare a riconoscere le notizie false, individuarne la fonte, indagare sulla veridicità della stessa, incidere positivamente sulla qualità del dibattito democratico. Dobbiamo attribuire alle istituzioni formative il ruolo decisivo che solo esse possono svolgere, ma dobbiamo essere consapevoli che non possiamo farle da sole. In questo io considero molto importante la presenza dei diversi soggetti a questo tavolo. Ecco perché, e concludo, ringrazio ancora la Presidente Boldrini e tutta la Camera dei Deputati per volersi unire e raccordare anche con il MIUR nell'azione di supporto del lavoro di dirigenti e docenti, per accompagnare la crescita delle competenze digitali delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. È davvero importante che le istituzioni centrali diano l'esempio scegliendo di collaborare,
di attivare azioni condivise, di realizzare concretamente quell'idea di comunità educante che richiede la condivisione di priorità e l'impegno di tutta la società, di tutti i soggetti territoriali, associativi, imprenditoriali, culturali, informativi e media. Ecco perché, in parallelo alla campagna, in piena ottica di comunità educante, voglio far partire da settembre un gruppo di lavoro a obiettivo, una coalizione formativa per la qualità dell'informazione con tutti gli interlocutori che vogliono contribuire, oltre al MIUR e Camera dei Deputati, le altre istituzioni nazionali e locali, il mondo dell'informazione, l'industria dei media culturali, il mondo del fact-checking e le associazioni che stanno in campo, gli intermediari digitali come Facebook e Google, il mondo della produzione dei contenuti. La scuola è pronta ad essere protagonista della sfida, ma è solo sostenendola tutti insieme, ciascun soggetto per la sua competenza e responsabilità, che quella sfida che oggi sintetizziamo con l'hashtag Basta Bufale, possiamo davvero vincerla, con un tema ulteriormente straordinario che spetta a noi, insisto, che è la certificazione dell'autenticità delle fonti di informazione e di formazione. Noi formiamo ragazze dell'oggi e del domani, quindi la certificazione delle fonti che devono entrare dentro a tutti gli strumenti del digitale sono una responsabilità grande, ma insieme, secondo me, ce la possiamo fare. Grazie. Grazie, ministra. Il ministero, la ministra. Ho poche idee e si accavallano. Il prossimo intervento è del presidente di Confindustria, che rimane seduto dov'è o preferisce venire qua? Lei sta seduto. E lui, Vincenzo Boccia. Grazie. Grazie alla Presidente Boldrini e un saluto alla Ministra Fedeli. E vorrei stare, diciamo, su alcune parole che ha citato la Presidente parlando di impegni concreti e di, aggiungo, una stagione della consapevolezza, cioè dell'importanza della cultura, della complessità nelle società moderne. Perché non dobbiamo fare l'errore di, come dire, confondere la tecnologia con i contenuti e lo strumento con i contenuti. Internet è uno strumento, la questione contenutistica e la distinzione di questi contenuti è un altro aspetto. E quindi usare, diciamo, lo strumento internet, ma formare al senso critico, è il punto di caduta su cui dobbiamo tutti lavorare insieme. In una società che ormai si ferma ai titoli, agli slogan, senza approfondimenti, attentando alla fiducia verso le istituzioni, e quindi c'è una questione di informazioni ma anche di regole che vanno rispettate, che sono chiare per il mondo editoriale, sono meno chiare, diciamo, per alcune questioni legate ai siti e ad alcuni aspetti. La fake news significa disinformazione, a volte anonima, nascosta dietro qualche sito, ed è difficile a volte addirittura rimuoverle anche a seguito di denunce. Quindi si apre un confronto sul rispetto delle regole, delle responsabilità e sulle conseguenze di chi queste regole non le rispetta. E questo è uno degli elementi su cui, evidentemente, dico alla Presidente, occorre aprire un ulteriore tavolo di confronto. Non intervenire significa costruire una società di rabbia, di rancore, di conflitto, che non sa e non vuole confrontarsi sui problemi, nel merito dei problemi. In politica, come in economia, sappiamo tutti che l'elemento di valore importante, esclusivo, preponderante è la credibilità. Grazie, tra virgolette, alle fake news non ti eliminano fisicamente, ma ti distruggono in termini di credibilità. Questo è il punto. La gravità è assoluta, quindi non è un elemento marginale, ha ragione la Ministra, è un elemento strutturale. Qui si stanno avvelenando i pozzi della società del futuro. Quindi questo elemento non è una questione di stile oggi qui, è una questione di sostanza. Perché se noi accettiamo, diciamo, questo elemento, accettiamo che chiunque possa attentare alla credibilità di un altro prescindendo dalle fonti e dall'autorevolezza. Il che significa una società anarchica. Allora, destabilizzare sul lungo termine significa distruggere il senso di comunità,
bellissima la parola usata dalla Ministra, il senso di fiducia, ed evitare che le future generazioni non solo non sappiano scegliere, abbiano invece senso critico, abbiano rispetto e senso del confronto, altro elemento. Le fake news molte volte vengono attraverso siti in cui non capisce nemmeno chi l'ha lanciata. E quindi dietro l'anonimato e la codardia si cela una notizia e poi diventa, diciamo, una dimensione collettiva che attenta alla credibilità dei singoli. Il senso di confronto significa quello che abbiamo imparato nella nostra vita, diciamo, professionale, privata, associativa, che è quella di guardare negli occhi il proprio interlocutore e non nascondersi, diciamo, dietro una idea, tra virgolette, anonima a seguito di un sito. Quindi educazione civica ai fondamentali del paese, futuro del digitale. Noi dobbiamo evitare, chiaramente, lo dico come Confindustria, che i nostri associati facciano pubblicità su siti che ospitano questa disinformazione. E questo è un altro punto, attenzione, la società della disintermediazione, che è legata, diciamo, a questo elemento, perché è quella che di fatto la vuole chi non vuole confrontarsi. Perché la società della disintermediazione è quella in cui parlo con tutti, e cioè con nessuno, e quindi faccio quello che voglio, nella migliore delle ipotesi. Allora, su questo attivissimo, diciamo, ci ha segnalato l'importanza della conoscenza del problema. Ecco, questa è la dimensione. Non confondiamo lo strumento con il contenuto. Recuperiamo la conoscenza del problema, riscopriamo il gusto dello studio e dell'approfondimento. Perché, vedete, io penso che con le bufale non ci sono solo comportamenti di singoli, ma di soggetti organizzati che fanno della disinformazione strumentale i loro interessi, non solo economici. Allora dobbiamo noi legittimare l'autorevolezza e la credibilità delle fonti, costruire una questione reputazionale a danno di chi le alimenta la disinformazione, singolo, soggetto e collettivo che sia. Quindi si pone una questione reputazionale nel bene delle fonti autorevoli e nella criticità delle fonti non autorevoli. Allora, un momento come questo è importantissimo, perché la Presidente Boldrini ci invita a fermarci, a riflettere, ad agire, a reagire, a costruire i fondamentali di una società più giusta ma corretta, in cui non si permette a nessuno, come dire, di avvelenare i pozzi, che sul lungo termine significa, diciamo, una società disgregata. Non basta l'autoregolamentazione, occorrono regole chiare nelle responsabilità e nei comportamenti. Mercato pubblicitario. Qui c'è una questione deontologica, perché bisogna anche bloccare la deriva di alcuni siti marginali che, a fronte del fatto che non concedi loro la pubblicità, ti prendono di mira. Questa è una questione deontologica che va fatta rispettare, perché questa è una questione, come dire, paracriminale. Allora, dobbiamo cominciare a parlare chiaro, senza avere la timidezza, che dire questa cosa significa, come dire, non essere persona libera, perché dobbiamo distinguere le opinioni dai fatti. Noi non stiamo chiedendo, come dire, diversità, non diversità di opinioni, stiamo chiedendo di difendere la lucidità del capire, che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa. E allora questo significa caratterizzarci, come invitava la Ministra, non solo su cosa ma anche su come lo facciamo, e non è una questione di stile, è una questione sostanziale, rispetto dell'altro, la capacità di approfondire, di confrontarsi, è strutturale, e qui avete usato delle parole stupende, sinergie, alleanze, alleanze diremo e direi per identità culturali, cioè dobbiamo condividere insieme un'idea di paese, un amore verso il paese e per il suo futuro. Quindi l'impegno è a sensibilizzare le nostre imprese, a contribuire a costruire regole, alla educazione civica per la società moderna, informando e formando, sentendosi parte di una comunità, perché ne abbiamo perso il senso di essere parte di una comunità. Queste sono anche l'effetto delle fake news. Vedete, nel dopoguerra noi siamo stati bravissimi come paese nel passare dagli interessi alle esigenze del paese. E siamo stati bravissimi, non avevamo nulla. Avevamo solo macerie, ma siamo usciti dall'ansietà della guerra. Se tu chiedi a un nonno, a un papà che ha vissuto quel momento, ti dice che all'epoca loro avevano la certezza del futuro.
Noi abbiamo perso il senso di comunità, la certezza del futuro, abbiamo inserito ansietà nel sistema. E questo è un elemento in più, come dire, per essere grato alla Presidente Boldrini e per essere oggi qui, so che è il primo giorno di un lungo percorso e non l'unico giorno di una parentesi. Che ansia che mi ha fatto venire, Vincenzo Boccia. Parole, guardi, lei parla in stampatello, è stato molto chiaro e sono molto felice che Confindustria quindi si aggiunga a questo tavolo insieme alla Ministra dell'Istruzione, la Camera c'è, quindi Confindustria c'è, la Ministra della Cultura c'è, allora adesso tocca a una donna che ama il pericolo, infatti è stata inviata di guerra ed è Presidente della RAI, come evidente secondo ruolo decisamente più pericoloso del primo, Monica Maggioni. Grazie, grazie Geppi, grazie alla Presidente della Camera, perché lei sa quanto questo argomento mi coinvolga e mi faccia sentire coinvolta rispetto all'idea che bisogna fare delle cose, non basta dirsi delle cose ma bisogna fare delle cose. In qualche minuto cercherò di dirvi che cosa secondo me si può fare partendo da una notizia e non da una fake news. Il presidente americano ha cambiato idea su tante cose in questo periodo, persino su Kim, il coreano col quale dice che probabilmente può parlare. Di certo non ha cambiato idea sul fatto che i giornalisti siano la specie peggiore sulla terra, l'ha dichiarato in tutta la sua campagna elettorale e due sere fa non si è presentato al correspondent dinner, che è la cena tradizionale a Washington. E quindi insomma abbiamo una notizia. E perché parto da lui? Non perché io ami particolarmente gli stereotipi, ma perché questo signore c'entra molto col fatto che poi abbiamo capito che parlare di fake news è una robina che può persino cambiare gli equilibri politici di un paese, di interi governi, se ne faceva accenno prima. E se pensate che durante la sua campagna elettorale è nata persino l'alternative truth, che è la verità alternativa, che insomma a casa mia, ma probabilmente dalle nostre parti siamo più semplici, per cui non capiamo le sfumature che si capiscono a Washington, ma la verità alternativa è una roba che non è vera e quindi è falsa. E ritorniamo alle fake news. Dico queste cose per dire che c'è un momento in cui la sensibilità collettiva aumenta e tutti iniziamo a guardare in faccia una cosa che in qualche misura sapevamo, ma poi diventa centrale, quando ci rendiamo conto che il fatto che questi falsi abbiano la possibilità di propagarsi come mai prima, grazie alla rete, sono totalmente d'accordo con te Vincenzo, il tema non è focalizzarsi sulla la positività o la negatività dello strumento, che di per sé è neutro. Lo strumento ha però una possibilità incredibile, che è quella di diffondere come mai prima i falsi e di renderli credibili come mai prima. Per cui quello che è cambiato effettivamente è la portata del problema, perché chi voleva fare falso e chi voleva fare propaganda, ce lo ricordava Geppi in apertura, c'è sempre stato. Oggi diventa un problema sostanziale per due ragioni di fondo. La capacità di diffusione, quindi la capacità orizzontale di arrivare a tutti, e gli strumenti tecnologici con i quali i falsi vengono fabbricati, per cui molto spesso assomigliano ai veri. E poi arriveremo all'elemento dell'educazione. Io vorrei sapere quanti di voi che siete qui questa mattina avete in mente come si costruisce un video e quanto è facile fare un video alterato per cui sembra una cosa, cavoli, è andata così, ho il video, e invece non è andata così per niente, perché l'hai tagliato al punto giusto, hai cambiato l'audio e tutte queste cose. Perché dico queste cose? Perché in queste cose che sto dicendo c'è un pezzo delle cose concrete che vorrei alla fine dire, che dobbiamo cominciare a fare tutti insieme, anche grazie a questa occasione importante. Allora, quello che vorrei dire è che l'elemento di fake news non è più solo una preoccupazione da giornalisti, ma è una preoccupazione che deve riguardare tutti, proprio perché ormai ha alterato completamente il discorso pubblico, ha alterato la possibilità di costruire degli elementi sui quali mettersi d'accordo e ragionare insieme sulle cose.
anche per un altro aspetto che stamattina da questo punto di vista è uscito poco, ma secondo me è molto importante. Su chi fanno particolare presa le fake news? Su quelli che trovano nelle fake news esattamente quello che già pensavano. Perché diventa molto più semplice vivere in una bolla in cui uno dice l'ho sempre pensato che ci fosse un complotto dietro l'11 settembre, ecco qua la conferma. Quindi io sto andando a cercare la conferma ai miei pregiudizi o la conferma al fatto che vivo in un mondo dove vige il complotto globale e nel complotto globale eccola là la conferma. E allora mi dispiace moltissimo per il presidente Trump, ma io ho la netta sensazione che la risposta non sia sterminiamo i giornalisti, ma moltiplichiamo i giornalisti e possibilmente moltiplichiamo i giornalisti che non hanno un problema di dimostrare quello che hanno già nella loro testa. Perché per me da giornalista c'è solo una cosa che mi fa più paura delle fake news, che è il giornalismo a tesi, cioè io so che cosa devo dimostrare e vado a cercare là fuori quello che dimostra quello che è passato nella mia zucca. Uno che fa il giornalista sa che fare il giornalista è esattamente una roba per cui tu magari un'idea ce l'hai, e per fortuna che tu hai un'idea, però quando poi vai fuori, quando poi inizi a scontrarti con la realtà, con le cose che sono successe, con i dati scientifici, con i numeri, con le verifiche, capisci che magari la tua idea non era esatta, che c'è una possibilità, come dire, di essere messi in discussione dalla realtà. Allora, tre cose per approcciare il discorso sulle fake news anche da giornalisti. Il primo, continuare a chiedersi, ed è una vecchia storia che si diceva anche tanti decenni fa, chi conviene, e questa volta la chi conviene è molto preciso, chi sono i proprietari dei siti che moltiplicano esponenzialmente le proprie possibilità pubblicitarie con le fake news, chi sono i proprietari dei famosi algoritmi dei like che ci ricordava Paolo poco fa, perché non ci poniamo mai il problema e pensiamo che dietro certi siti o certi blog ci siano delle entità astratte? No, ci sono delle persone precise e soprattutto dei conti in banca molto precisi. Sarebbe interessante iniziare a capire chi sono. L'altra cosa che aiuta terribilmente le fake news è l'ignoranza o l'ignoranza di ritorno, quella per cui tutti valiamo la stessa cosa, per cui io e il più grande microbiologo del mondo, se parliamo appunto di biologia, valiamo lo stesso. Io vi garantisco che non valgo come lui, ve lo posso garantire, non vi faccio degli esempi, ma vi posso garantire che la competenza, la specializzazione, l'affidabilità, ma non perché tu sei la voce che arriva dal cielo, ma perché sei una persona che ha un percorso che certifica la tua capacità di dire delle cose con più sensatezza di quanto potrei fare io in argomenti specifici, è importante. E la terza cosa, purtroppo, il fatto che questi luoghi come quello dove siamo oggi, i giornali tradizionali, questi luoghi e la politica, i media, i luoghi istituzionali non vanno più molto di moda, e parlo per il mio pezzo, che è quello dei media, un po' se lo meritano anche, e il fatto di non essere più considerati come punti di riferimento affidabili della costruzione del discorso sociale, e sì, è un pezzo del problema, perché uno pensa sempre che no, vabbè, l'hanno detto loro, non sarà vero, vado in internet io a cercare la verità, e vabbè, e così non funziona. Perché non funziona così? Perché servono due parole che suonano veramente antiche, probabilmente perfettamente corrispondenti con la mia età che avanza, ma secondo me indispensabili. E sono, uno ce l'ha ricordato la ministra Fedeli poco fa e la Presidente della Camera, l'educazione, e lo abbiamo detto, per cui penso che per esempio RAI potrà essere presente in partnership con il Ministero dell'Istruzione e con tutte le iniziative che verranno fatte per essere elemento di alfabetizzazione, cioè insegnare ai ragazzi come si monta un video, secondo me è interessante. Uno, perché imparano a fare un bel lavoro. Due, perché scoprono che non è che tutti i video che ci sono là fuori sono video veri. È molto facile, e lo sappiamo, alterare la realtà attraverso degli strumenti tecnici. Quindi secondo me il fatto che RAI ci sia a insegnare una cosa in positivo e contemporaneamente fa capire come negativo può essere strumentalizzata è una delle cose che si potranno e potremo fare insieme. Ma al di là di quello, l'educazione vuol dire anche continuare a insegnare anche ai ragazzi, e anche a quelli che ragazzi ai noi non lo sono più, che le competenze sono un valore, che aver studiato per saper dire delle robe conta,
Dopodiché il punto finale su cui appunto vorrei arrivare è quello del giornalismo, che deve essere di più e non di meno. Ero partita da lì, ma perché il giornalismo deve essere di più e non di meno? Perché io vorrei spingere la vostra attenzione più sul metodo che solo sul contenuto. Se un giornalista è davvero un giornalista, non può pubblicare quello che vede o ha sentito dire una volta da una persona X che magari ha un interesse preciso. Essere un giornalista significa avere nella propria testa e nel proprio DNA l'idea che le cose vanno verificate, che le fonti vanno incrociate. È una cosa che i giornalisti che ci sono qua stamattina probabilmente sorrideranno, perché ci riporta indietro alla notte dei tempi, al giorno 1, la lezione 1, quando si diceva incrociare le fonti. Quante fonti hai incrociato? Ebbene, bisogna tornare lì, a un giornalismo che sia autorevole e credibile, perché ritorna ai fondamenti metodologici. E anche perché, vedete, il fact checking, il debugging sono cose indispensabili, ma io le considero il minimo sindacale del percorso che stiamo facendo insieme. Quello è un pezzo, e sono molto contenta di poterle considerare il minimo sindacale, perché vuol dire che stiamo facendo un percorso per dire che abbiamo capito quanto sono importanti, e quindi quella cosa lì va fatta. Ma la cosa che va fatta più di tutte è riportare al centro l'elemento della positività del racconto, non nel senso che do le notizie buone, della positività del racconto nel senso che porto al centro della scena un giornalismo che racconta le cose attraverso un metodo e rivendica il proprio essere lì al centro della scena, perché lo ha fatto secondo un metodo di cui è in grado di dare risposta davanti a chiunque e sempre. Perché questo è l'altro aspetto per cui poi si diventa poco credibili, quando ci si sottrae alla possibilità di dire perché uno ha detto certe cose, sulla base di quali fonti ha costruito il proprio racconto o la propria idea. Allora, più giornalismo, più metodo di verifica, e quindi un progetto vero che deve essere il servizio pubblico. Vedete, io non l'ho ancora citato, ma perché parlare del giornalismo in quel modo lì, secondo me, è innanzitutto parlare del giornalismo in generale, e poi tutto quello che vale per il giornalismo in generale deve valere all'ennesima potenza per chi fa giornalismo nel servizio pubblico, perché a quel punto ha un problema anche di restituzione in termini di credibilità rispetto al cittadino, per il fatto stesso di essere dentro un'organizzazione che viene pagata dai cittadini, che viene sovvenzionata dai cittadini, e quindi l'elemento di responsabilità è ancora superiore. Quindi, insomma, fact-checking che deve diventare, e l'abbiamo detto, ci sono delle iniziative specifiche che stiamo mettendo in campo, ma secondo me oltre il fact-checking, nel nuovo progetto che la RAI sta facendo e farà sull'informazione, centrale deve essere rimettere dentro il sistema di produzione dell'informazione anche proprio il metodo. Io sono stata più volte negli ultimi anni nelle grandi redazioni internazionali, penso a CNN, penso a BBC, ci sono dei desk che sistematicamente verificano insieme ai giornalisti le cose che si stanno per pubblicare. Non è censura, è verifica delle fonti, è supporto scientifico al lavoro del giornalista. Chiudo dicendo che proprio perché a tutto questo crediamo molto, il 29 settembre comincerà il PRI Italia, che quest'anno sarà a Milano e si chiamerà proprio Back to Facts, torniamo ai fatti, e potrebbe essere per esempio una grande occasione per coinvolgere anche gli studenti, anche le scuole in questo tipo di discorso, ma perché non sia un discorso, potremmo cercare insieme lì di fare magari una giornata di lavoro precisa per capire come si fa a tornare ai fatti, che sono il migliore antidoto rispetto ai falsi. Grazie. Grazie Presidente. Quindi mi sembra di capire che fino a questo momento, Presidente Boldrini, ci siamo tutti. Ci siamo tutti. Sì, adesso... No, nessuna punizione per adesso, siamo tutti quanti iscritti a spinning. E adesso parliamo finalmente di FIEG. Si sa che nella comunicazione la FIEG è molto importante, è un argomento diffuso tra i comuni cittadini, al bar, a scuola, nei locali. Appena si può, si parla di due temi, di calcio o di FIEG. Allora, benvenuto quindi al presidente della FIEG, Maurizio Costa. Grazie. Sì, in effetti devo ammettere che la FIEG non è così popolare come il calcio, ma ci stiamo dando da fare.
Grazie dell'invito e grazie in particolare al Presidente Boldrini perché ci ritroviamo molto in questa iniziativa. È un'iniziativa che abbiamo condiviso sia negli obiettivi e anche nel metodo di lavoro. Questo processo di consultazione, una partecipazione così ampia, con diciamo, un contributo variegato e propositivo, sicuramente è un metodo nel quale ci ritroviamo e al quale anche come federazione abbiamo dato un contributo, sia ai tavoli, e mi fa particolarmente piacere essere qui anche a testimoniare con alcune sottolineature e magari con qualche ulteriore riflessione il nostro punto di vista su un tema così importante. Qualche sottolineatura perché tantissime cose sono state dette e dico subito che anch'io mi ritrovo in larghissima parte con tutto quello che hanno detto le persone che sono intervenute prima, quindi anch'io vorrei essere ascritto all'elenco di coloro che merita una sufficienza. Lo dico prima per non essere poi sgridato dalla nostra conduttrice. Ecco, dicevo, quindi qualche sottolineatura perché moltissime cose sono state dette e ripeto ancora, in moltissime si ritrovo. Mi ci ritrovo e ci ritroviamo. Primo punto, credo condiviso da tutti, è che un'informazione corretta è uno snodo vitale per la democrazia. La dico in termini molto sintetici e molto piatti, ma credo che non si possa non sottolineare questo aspetto. Quindi una corretta rappresentazione dei fatti, una verifica delle fonti, una contestualizzazione dei fatti, un necessario approfondimento e confronto sono la base di una, come dire, di un terreno di confronto che non può non fare chiarezza sui temi vitali per un paese, per una società civile e quindi per la democrazia. Informazione autorevole e credibile. Ecco, io schematizzerei, anche qui prendo spunto da cose che sono già state dette, ma tengo a sottolineare questo aspetto. Schematizzando, io penso che possiamo individuare due grandi protagonisti nel mondo dell'informazione. La cosiddetta editoria tradizionale, quindi giornali, televisioni, radio, i media tradizionali, da una parte, e dall'altra i social media, questa nuova frontiera che si è affacciata negli ultimi anni e che quindi si basa su post, su chat, su tweet, su una partecipazione al confronto che è non professionale ma è spontanea e nasce dalla partecipazione in gran parte individuale, in altri casi meno, in alcuni casi trasparenti, in altri casi meno, ci tornerò tra un momento. Quindi ci sono due ruoli e due funzioni diversi. Da una parte c'è quella che io vorrei definire la società dell'informazione, l'editoria tradizionale come prima ho indicato, e dall'altra la società della conversazione, cioè un altro modo di entrare nel mare magnum del confronto e della proposizione di posizioni. Dico subito, ci tornerò anche tra un attimo, questo non vuol dire demonizzare la seconda a favore della prima, significa però, secondo me, fare chiarezza su due funzioni, due ruoli che sono profondamente diversi. L'editoria tradizionale, uso ancora questo sistema che può sembrare un po' fanè, ma ho spiegato in che senso la intendo, è un sistema che si basa sull'informazione professionale, su giornalisti professionisti, su editori che fanno il mestiere appunto dell'informazione in termini professionali, ha un sistema di regole, norme di legge, norme deontologiche, ha una definizione delle responsabilità chiara, ha un sistema di trasparenza molto visibile, non c'è anonimato, ci sono giornalisti che firmano i pezzi, c'è un direttore responsabile che non a caso si chiama responsabile, quindi è soggetto alle norme, alle leggi. E da questo punto di vista quindi è un sistema che ha queste regole. Dico subito, e mi collego anche a quello che è stato appena detto dalla Presidente Maggioni, questo non significa voler dare una visione idilliaca a un mondo che sicuramente può e deve migliorare,
Sicuramente ci sono degli snodi che vanno posti al centro della deontologia professionale, la verifica delle fonti veniva prima citato e tutto quello che ho precedentemente accennato. Io credo che noi come editori e come sistema dell'informazione dobbiamo essere attenti, dobbiamo seguire una sorta di algoritmo della credibilità. Ecco, la credibilità è un termine che è stato usato da chi mi ha preceduto, anche a me piace risottolinearlo, la vera forza dell'editoria è quella di essere credibile, quindi voglio dire, credo che da questo punto di vista, pur in un sistema più chiaro e trasparente, ci sia spazio e la necessità di ancorarsi a questo obiettivo. Detto questo, io penso che l'editoria italiana sia polifonica, con giornalismo di qualità, che sia comunque un punto di riferimento importante per il confronto all'interno della società. I social, non volendoli mettere in una condizione di demonizzazione, diciamo che non sono fondamentalmente dei propositori di informazioni, ma di opinioni. La verifica è molto relativa, spesso inesistente, non c'è trasparenza, spesso ci si copre dietro l'anonimato, non si capisce bene la responsabilità e la catena di responsabilità di tutti i soggetti che ne fanno parte. Quindi, detto ciò, io credo che noi dobbiamo appunto avere chiara questa distinzione. E voglio ulteriormente ribadire che questo non significa avere una visione negativa o conservatrice verso il mondo del digitale. Io penso che il digitale sia anzi una grande opportunità non solo per la società ma anche per l'editoria. C'è esigenza di modernizzare, di innovare nel nostro mondo e quindi il digitale è una frontiera che noi dobbiamo guardare con interesse e destinando le risorse necessarie per poterla inserire nel nostro sistema. Crediamo però che ci sia un'esigenza di trasparenza, di regole e quindi trasparenza e regole che significano, anche qui mi richiamo a quello che è stato detto in precedenza, è tutt'altro che censura, anzi regole e trasparenza è contrasto all'opacità e questo mi sembra diametralmente opposto a quello che potrebbe essere inteso come una volontà censoria. Da questo punto di vista c'è un passaggio che a me pare interessante, che è stato fatto appunto dal Presidente Boccia poco fa, rispetto al tema della disintermediazione digitale. Io ho letto con interesse, ve lo voglio proporre davvero in pillole, per non abusare del tempo e della vostra attenzione, ma c'è nel rapporto del Censis, che come sapete studia attenzione e da molti decenni fenomeni sociali più rilevanti, c'è un capitolo che riguarda i media che riguarda proprio il tema della disintermediazione digitale, cioè sostanzialmente cosa viene detto? È positivo ed è altamente progressivo il rapporto che mette in connessione diretta il produttore, il prodotto con l'utente del prodotto, quindi il produttore e il consumatore, e lo è in moltissimi casi, pensiamo a tutto quello che ha migliorato la qualità della vita in campi come i viaggi, i trasporti, l'informazione di servizio, diciamo così. Ma ci sono alcuni ambiti, e in particolare ci sono dei temi, sensibili, quelli sociali, quelli politici, quelli culturali, in cui è necessario un approfondimento, un confronto. Io credo che questo sia un tema tutt'altro che irrilevante, perché nel rapporto uno a uno, certamente in alcuni ambiti, quelli più strettamente pratici, operativi di servizio, come dicevo, c'è una sicura positività, su altri i temi, la necessità di un approfondimento, di un confronto, di una verifica puntuale, sono tutt'altro che marginali. Un esempio per tutti, ed è stato un fatto sul quale tutti noi siamo stati molto attenti negli ultimi tempi, pensate al tema della salute, pensate al tema dei vaccini, pensate a materie, quelle ripeto, ad alta rilevanza sociale in cui un approccio scientifico è fondamentale, se no rischiamo di finire preda di stregoni, istrioni e di approcci antiscientifici che sono estremamente pericolosi. Arriviamo al tema propositivo, che fare? Intanto anche qui devo sottolineare e riconfermare
una convinta adesione alla proposta che è stata fatta dalla Ministra Fedeli, che è stata, come dire, sottolineata in apertura e proposta dal Presidente Boldrini, e cioè l'aspetto culturale del tema. Aspetto culturale che riguarda i giovani in particolare, e quindi senz'altro cominciare dalla scuola, fare una educazione civica. Noi ai nostri tempi, ai miei, perché qui ci sono anche molti giovani tempi, si faceva l'ora di educazione civica a scuola. Devo dire che ritornare a un'educazione civica digitale, un'educazione civica moderna, è la base, e quindi questa sottolineatura sulla valenza culturale che ha oggi, come dire, questo tipo di materia e l'importanza di affrontare il tema culturale mi pare assolutamente importante. Quindi anche qui credo che questo tipo di approccio sia non solo da condividere, ma da sostenere e da appoggiare convintamente. Poi credo però ci sia un secondo tema che anche qui è stato evocato da alcuni interventi che mi hanno preceduto, che è uscito in maniera molto forte dai tavoli, e è il tema della informazione professionale. Il tema dell'informazione professionale, che dal nostro punto di vista deve essere tutelata, ed esiste un problema che è un problema economico, un problema di risorse da destinare a questo tipo di informazione che, come ho appena finito di dire, corrisponde a dei criteri che sono fondamentali per contrastare appunto la diffusione di bufale e di false notizie. Oggi l'editoria è in piena trasformazione, c'è esigenza di modificare e di sviluppare un approccio digitale, c'è una sfida che riguarda l'innovazione, c'è da sottolineare come c'è stata ed è ancora presente una fortissima erosione di risorse dei nuovi protagonisti, nella fattispecie il tema che prima abbiamo accennato dei social. Do solo due dati per confortare quello che diceva chi ha sintetizzato i tavoli, cioè il dottor Attivissimo, ed è stato ripreso anche dal presidente Boccia. Oggi il mercato delle risorse pubblicitarie ha avuto una profondissima trasformazione. Non vi annoio con numeri, ma dico solo che oggi, fatto 100, la quantità di risorse a disposizione del sistema di informazione, circa il 50, leggermente meno, vanno alla televisione nelle sue varie dimensioni. C'è un 13% che va all'editoria tradizionale, ci sono gli altri media, radio, tutti gli altri media che assommano un altro 12-13%, e poi c'è un convitato di pietra, i cosiddetti over the top, cioè i grandi operatori della rete, diciamo pure i nomi, tanto non è che dobbiamo, Google e Facebook nella fattispecie, che oggi si stima raccolgano il 25% delle risorse pubblicitarie, cioè il doppio di quello che raccoglie tutta l'editoria, e con un trend che si sta avvicinando in maniera molto significativa alle risorse disponibili per l'intera mondo della televisione, che storicamente e anche in questo momento fa ancora la parte del leone. Quindi questo è un tema che io credo non possiamo sottacere, perché anche qui ci sono due dimensioni che dobbiamo tenere presente. Da una parte c'è un tema di concorrenza, c'è un convitato di pietra, come prima dicevo, che segue regole e norme che sono diverse da quelle che seguono gli altri operatori sul mercato, in particolare in tema di fiscalità, in particolare non dando disclosure su quelli che sono i reali volumi che attengono al loro sistema, in particolare avendo un sistema fiscale che è ovviamente molto più agevolato, anzi direi agevolatissimissimissimo, perché vengono fatturati da paesi come l'Irlanda che hanno una fiscalità totalmente diversa. E questo è un tema che non può essere eluso, perché è un tema di concorrenza sleale. C'è un secondo tema, che è il tema dell'opacità del tipo dei messaggi pubblicitari. Anche qui è stato ricordato, c'è una preoccupazione significativa da parte degli operatori del mercato, e non solo editori, ma anche da parte degli investitori, rispetto al fatto che ci sono dei messaggi che vengono diffusi in maniera, scusatemi, mi ripeto, opaca, non chiara, con delle dimensioni che non sono leggibili, con dei sistemi come la programmatic che, diciamo, mette attraverso algoritmi tecnologici un tanto al chilo tutta la comunicazione, attraverso di fenomeni come quello del ad fraud, cioè del fatto che i click o i navigatori sono spesso censiti attraverso sistemi tecnologici.
In Europa si stima che ben il 30% dei click sia fatto da computer, non parliamo del Far East in cui le dimensioni sono astronomicamente superiori. Quindi non mi dilungo su questo aspetto, anche perché non vorrei che sembrasse un aspetto prosaico e marginale, ma credo che non lo sia, perché, ritorno al tema, una qualità dell'informazione autorevole e credibile deve intanto fare uno sforzo al proprio interno per migliorarsi, applicare un algoritmo della credibilità e non un algoritmo tecnologico come fanno gli altri, ma deve essere messa anche in condizione di passare un percorso così stretto come quello che stiamo vivendo. E arrivo alla conclusione ribadendo che per contrastare le fake news io penso che ci siano tre cose che sono state già dette che mi piace sottolineare. La prima, un approccio culturale nuovo, diverso, che condivido totalmente. La seconda, l'ho appena finito di dire, la tutela dell'informazione professionale di qualità con regole trasparenti, con meccanismi economici che siano chiari e che siano soprattutto equi. E infine c'è un tema di modalità di controllo delle fake news. Allora, anche qui solo un cenno, ma mi sembra importante. Io penso, e lo sottolineo, che non ci possiamo accontentare dell'autocontrollo. È stato detto da parte dei grandi operatori della rete. È stato detto in premessa. Tre mesi fa qualcuno diceva, Facebook, che is a particular idea, il fatto che ci fossero le bufale. Adesso vediamo, abbiamo letto, probabilmente sentiremo che c'è un manuale di 13 pagine in cui per esempio uno di questi grandi operatori sta mettendo delle regole al proprio interno per disciplinare le fake news. Bene, appoggiamo, siamo favorevoli al fatto che ci sia una sensibilità al tema, quello che dico è che questo va bene ma non può bastare. Penso che ci deve essere anche, come avviene in molti ambiti, in molti casi, un eterocontrollo, cioè anche la presenza di organismi indipendenti che tutelino questo tipo di situazione. Mi richiamo a due proposte che sono state fatte, che sono sul tavolo su questo secondo aspetto. C'è una proposta dell'authority dell'antitrust, quindi del presidente Pitruzzella, che propone di creare un'authority indipendente europea. È una proposta ovviamente tecnicamente complessa, ma è una proposta che è sul tavolo. Una seconda proposta che viene proprio dal mercato, non tanto dagli editori ma dagli investitori pubblicitari, è di creare un istituto di autodisciplina con la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Voi sapete che sulla pubblicità ingannevole esiste un istituto di autodisciplina che interviene, può intervenire immediatamente per cancellare pubblicità ingannevoli. Pensiamo che una proposta di questo genere potrebbe essere un secondo modello per arginare le fake news. Finisco davvero, credo che le tematiche che sono state qui aperte siano delle tematiche che meritano di essere portate avanti e che iniziamo un percorso, che è iniziato un percorso, non da adesso come ricordava il Presidente Boldrini, ma che oggi trova un nuovo momento di condivisione e di rilancio. Credo che molte cose si possono fare a livello nostro, credo anche che occorre un ruolo attivo anche a livello di Commissione europea. Su questo tema, molti temi, quello della fiscalità per esempio, ma anche il tema delle fake news, sono un tema che credo devono trovare un approccio che sia un approccio che coinvolga il massimo di risorse e di forze disponibili. Quindi penso che valga la pena di continuare con le proposte, assumere iniziative concrete come quelle che sono state indicate e esercitare anche un ruolo positivo, non solo propositivo, ma un ruolo attivo su queste tematiche anche a livello europeo. Grazie. Grazie a lei. Scusi Maurizio, le volevo solo chiedere una cosa, un tema che si affronta poco è quello dell'errore in qualche modo, che la, sì, l'eventuale buona fede alle spalle credo che non sia più scusabile, insomma, da un certo punto in poi. Quali sono secondo lei le migliori modalità per una rettifica, visto che si dice giornalisticamente che ogni smentita è una ribattuta e quindi danneggia comunque chi vorrebbe ripristinare la verità e non chi invece ha scritto una bugia? No, io credo che l'errore vada evidenziato e riconosciuto con lo stesso rilievo nel momento in cui l'errore è stato fatto. Ma a volte la verità è meno affascinante delle bugie.
la verità è meno affascinante delle bugie, stiamo parlando dei fake news e del seguito che hanno, e anche qui rischio di essere prosaico, del fatto che ci sono risorse enormi che entrano in campo proprio perché la falsità spesso diventa più attrattiva. Ha fatto questo gesto? Sì, lei ha fatto questo gesto? Falsità piuttosto. Io la perdono. Che la bufala, non so, diciamo, possiamo usare dei diversi acronimi, ma insomma in sostanza penso che purtroppo la cattiva notizia spesso come dire, ha più audience della buona notizia. Sì. Ciò non vuol dire che, e mi ripeto, che la battaglia per la credibilità e riacquisire, uso anche una parola diciamo forte, riacquisire diciamo il massimo di credibilità come media tradizionale sia una sfida che dobbiamo combattere noi come editori, gli editori, i giornalisti, perché questo è la premessa per prometta come Ambra, prometta. Prometto. Ha promesso il presidente, ha promesso anche lui. Allora, in questa cosa vorrei coinvolgere, visto che si è parlato di pubblicità in qualche modo, c'è il presidente di Pubblicità Progresso, che sicuramente è una modalità di comunicazione di contenuti fondamentali che tutti voi conoscete, il presidente che è qua in prima fila, Alberto Contra, a cui vorrei chiedere che cosa può fare Pubblicità Progresso per aiutare chi a volte è sul divano a casa in maniera più o meno inconsapevole e magari impara qualcosa grazie a lei. Dove vuole andare? Venga qua, viene qua, iniziative. Innanzitutto grazie Presidente, anche per avermi dato l'opportunità di stare a 50 centimetri da uno dei miei miti che non avevo sempre solo visto in televisione. E lei deve rivedere i suoi miti. Ecco, va bene. Io l'abbraccio. Allora, grazie dell'invito. Chiaramente noi ci occupiamo da 45 anni di risolvere i problemi sociali, morali e civili del Paese, almeno cerchiamo di dare un contributo. Stiamo facendo già da 2 anni una grande campagna sulla sostenibilità, che si chiama ciriesco.it. Se ci pensiamo bene, la sostenibilità ha molto a che vedere anche con questo aspetto, perché la sostenibilità di una informazione come si deve. Allora, da anni noi facciamo campagne che sono fatte di due parti, la parte con i media tradizionali e la parte che sta sui social network. Tra l'altro mi fa piacere dire al Presidente Boldrini che abbiamo una squadra di tutte donne, ingegneri multimediali scatenatissime, che presidiano il web. Noi siamo disponibilissimi, adesso bisogna coinvolgere tutto il nostro CDA che è composto di 22 persone, quindi è una roba complessa, ma lo facciamo volentieri, perché abbiamo veramente know-how per intervenire su questa cosa. Dobbiamo stare attenti però che, è stato anche detto già molto giustamente, non si vuole censurare nulla e questo è molto importante. Stiamo molto attenti che il web e internet sono una materia molto molto delicata se la si va a toccare, nel senso che una delle opportunità, e mi rivolgo alla Ministra Fedeli, per coinvolgere soprattutto i più giovani, perché poi se noi vogliamo fare una campagna di questo tipo, dov'è che vanno le bufale? Stanno sul web, quindi bisogna parlare a quelli che stanno sul web. Quelli che stanno sul web sono giovani. Purtroppo il pubblico della TV è ultra 65, quindi noi lì dobbiamo stare. Allora, c'è un meccanismo che si chiama gamification che potrebbe essere perfetto. Noi possiamo scatenare una grande caccia al tesoro a come si fa per riconoscere. Quindi una volta dato il metodo, possiamo suggerire a giovani, studenti, ragazzini, come si fa ad andare a scoprire quali sono le bufale. Quindi questo francamente lo possiamo fare, ci vogliono un po' di risorse e siamo più che disponibili. Però attenzione, io mi permetto di essere un po' birichino, noi siamo apolitici, apartitici e quindi non ci occupiamo di politica, però vi leggo due cose. Sapete benissimo che ci sono appena state le primarie, la narrazione che si fa su queste primarie è di un clamoroso successo. Ieri è comparso un articolo di Huffington Post che dice: 4 anni dopo, 1 su 3 lascia Renzi, 1 milione di elettori resta a casa. Subito dopo compare un post di una signora che si chiama Nives Guerra e che dice: il 4 dicembre 2016 Renzi ha perso rovinosamente la finale di Champion. Il 30 aprile ha vinto la partitella Scapoli contro Ammogliati. Ricordiamolo quando ci sfracellano le scatole con estenuanti servizi televisivi sulla sua performance. Questo per dire che c'è un vecchio proverbio che dice che dall'alto in basso della scala sociale la più alta forma di responsabilità è l'esempio. Quindi abbiamo parlato di giornalisti che hanno un metodo, evidentemente sono giornalisti che rivelano come stanno le cose e altri che la raccontano diversamente. Quindi le bufale nascono anche
dove non dovrebbero nascere. Detto questo, noi siamo prontissimi a dare una mano, a fare una campagna nazionale con tutti i nostri soci per sostenere questa magnifica iniziativa. Grazie Alberto. Ringraziamo il Presidente Alberto Contri. Adesso chiaramente omaggia libri, bravo. Adesso un ruolo fondamentale, come abbiamo già detto, in questo progetto chiaramente ce l'hanno i social media. A questo proposito vorrei ringraziare Diego Ciulli, che è responsabile Italia di Google, che è coinvolto in questo progetto e aderisce con un entusiasmo che non trattiene nella pelle. Dov'è? È là, infatti, è in piedi perché non riesce neanche a stare seduto, talmente il suo entusiasmo lo divora. Grazie, grazie per quello che hai fatto, ma soprattutto per quello che farai. Ovviamente è fondamentale il ruolo di Facebook in questo progetto per introdurre questo tema. Vorrei vedere insieme a voi il video di un uomo, di un genio, che ogni volta che fa un video con i suoi disegnini è più efficace di 100 trattati di sociologia. Questo genio è Macox. E tu? E tu sei quello che deve schiacciare play, evidentemente. E il triangolino nero. Ha dimenticato il cellulare. Play. Ringraziamo Macox. Dopo avergli mostrato questo video, che è una sorta di preliminare intellettuale ed emotivo, visto che il prossimo intervento è quello di un barone inglese che ha fatto anche politica nel Partito Conservatore, quindi lo vorrei ascoltare subito in fretta prima che faccia la Brexit anche qui, diamo il benvenuto al vicepresidente per la policy di Facebook in Europa, Richard Allan. Thank you very much and apologies that grazie, purtroppo non posso fare il mio intervento in italiano. Laura Bonaccini e Mangianti sono i miei colleghi che sono qui di base a Roma, quindi se avete delle domande per loro sono disponibili e parlano anche inglese meglio di me. Voglio ringraziare la Presidente per l'invito e per la leadership che con i suoi colleghi avete per quanto riguarda l'agenda digitale. Molte delle idee più interessanti per quanto riguarda l'agenda digitale provengono infatti dall'Italia. Contrariamente a quanto avete visto nel video, non ignoriamo queste cose. Direi che il mio amministratore delegato sarebbe offeso dal video, soprattutto perché non indosserebbe mai dei Bermuda, avrebbe sicuramente qualcosa di molto più elegante. Comunque, grazie per la vostra leadership. Volevo parlarvi brevemente di alcune delle cose che facciamo noi di Facebook, che si possono anche applicare a tutta l'industria in modo più generale. Per quanto riguarda l'analogia che avete usato, può anche essere vero che inizialmente non siamo stati molto disposti ad iscriverci in palestra, come è stato detto prima, ma ora che siamo iscritti andiamo in palestra tutti i giorni, anche il primo maggio, e stiamo facendo davvero moltissimo per affrontare questo fenomeno di cui stiamo parlando. Come ha detto Paolo, noi parliamo di false news più che di fake news.
fake news ormai significa tante cose diverse, ad esempio cose con le quali non siamo d'accordo. E per quanto ci riguarda, le cose con le quali non siamo in accordo non sono quello che stiamo affrontando davvero oggi. Le false news, le informazioni false, sono cose fatte in modo cosciente, quindi noi preferiamo questa definizione. Noi riflettiamo molto sui valori che dovremmo avere e volevo cominciare appunto dal tema dei valori, valori che la Presidente il Ministro hanno. Il valore è quello di voler creare delle comunità informate, noi vogliamo che le persone siano più informate, non meno, e noi vogliamo anche aumentare la democrazia. Vogliamo che le persone siano coinvolte nel processo democratico, non vogliamo essere una minaccia allo stesso. Quindi ci sono tre zone in cui stiamo cercando di affrontare questo tema. Il primo tema riguarda la qualità dei contenuti. È vero che ci sono molti che traggono profitto con dei contenuti di scarsa qualità. La frase che spesso viene usata è clickbait, quindi cose che esistono solo per attrarre i click. Esiste una formula molto sperimentata, di solito si tratta di una celebrity oppure una foto scioccante, un titolo scioccante, di solito non sono cose politiche. Certamente poi durante le elezioni i politici diventano delle celebrities e quindi si otterranno click se si fanno magari dei clickbait, un titolo scioccante su Trump o su altri politici, un fenomeno che abbiamo visto negli Stati Uniti e ci stiamo facendo sempre più attenzione. Durante le elezioni chiaramente i politici fanno parte di questa macchina del clickbait. E quello che stiamo cercando di fare noi, i nostri e anche le altre aziende come la nostra, stanno cercando di distruggere questo modello. I brand come Google o come Facebook non vogliono quel tipo di business. Noi nel lungo termine vogliamo avere prodotti di alta qualità che possano essere apprezzati dal pubblico e quindi noi dobbiamo rimuovere queste organizzazioni che promuovono queste notizie false con il clickbait da questo processo. Ormai abbiamo delle regole contro le pubblicità fuorvianti e abbiamo delle regole affinché queste persone non usino più i nostri servizi. Quindi per aumentare, per aiutare i contenuti di qualità, dobbiamo rendere questi contenuti di qualità più visibili a scapito di quelli di bassa qualità. Facebook ed altre aziende hanno delle campagne volte a aiutare i media tradizionali ad adattarsi a questo nuovo scenario. So che vogliono farlo sempre più velocemente, e certo noi dobbiamo riuscire a farlo velocemente perché chiaramente il giornalismo ha bisogno di finanziamenti. Sappiate che siamo in buona fede, stiamo cercando di aiutare per trovare modi migliori affinché il giornalismo di qualità riesca ad essere sostenuto finanziariamente attraverso i social media. E questo è il nostro obiettivo, perché così il giornalismo potrà continuare. Quindi so che dobbiamo fare di più e più velocemente, ci stiamo impegnando e quest'anno, dall'inizio dell'anno, l'abbiamo cercato di fare sempre di più. La seconda preoccupazione riguarda come affrontare le campagne di disinformazione. Abbiamo appena pubblicato dei dati sull'informazione che fa Facebook. Ora, questa è una cosa diversa rispetto al clickbait. Qui si tratta invece di propaganda, questo è un rapporto sulla propaganda che abbiamo notato su Facebook, usando internet appunto per fare la loro propaganda. Ne ha già parlato Paolo, ci sono varie tecniche che possiamo adottare per risolvere questo problema. Intanto sappiamo che molti di questi agiscono in modo anonimo, non si dichiarano, non si manifestano. E su Facebook abbiamo delle regole, cioè non può essere creato un account falso, bisogna rappresentarsi così come si è. E quindi un'altra area nella quale stiamo cercando di essere più rigidi è far sì che chiunque crei gli account falsi per diffondere questa disinformazione venga scoperto e i loro account vengano chiusi. Abbiamo anche un team di sicurezza molto forte che fa un ottimo lavoro ad identificare queste persone, impedendo loro poi di riaccedere a Facebook. Ed infine, e questa è una cosa che ha citato la Presidente Boldrini, dobbiamo far sì che quando il problema diventa davvero serio, dobbiamo anche coinvolgere le forze di polizia e noi dobbiamo collaborare con loro per far sì che le persone che hanno appunto una volontà criminale, che
che diffamano e che diffondono coscientemente informazioni false o fuorvianti vengono appunto identificate per quello che fanno. E poi un'altra cosa molto visibile, un'altra cosa che stiamo facendo riguarda il messaggio che diffondiamo su Facebook con i nostri utenti, cercando di dar loro ad identificare la disinformazione, le false news. Lavoriamo col Ministero, con tanti altri partner. Questa è una cosa che va fatta a livello locale, con un approccio locale alla questione. Ho visto questi libretti con i fumetti che hanno partecipato al concorso, ci sono tantissime ottime idee, c'è molto che può essere fatto. Ora, perché tutto questo è importante? Ebbene, quando ero giovane c'era un unico giornale in casa, avevamo 3 canali televisivi e mi ricordo quando c'è stato l'aggiunta del 4° canale televisivo, per me è stato un evento epocale e quindi c'erano pochissimi modi per me poi di avere un dialogo o di poter interagire con i media, mentre oggi io posso avere accesso a tutti i media del mondo, con internet, con i social media, con altri canali ancora, e io posso discuterne, posso essere coinvolto anche con loro, quindi questa è un'enorme opportunità per poter avere accesso a informazioni come non mai. Ma tornando all'analogia della palestra, abbiamo bisogno di più muscoli. All'epoca non avevo bisogno di muscoli per riuscire a raccapezzarmi con tutte le fonti di informazione, perché all'epoca c'era un giornale e 3 canali, quindi davo per scontato che quello che mi veniva detto era vero, mentre oggi ho bisogno di muscoli, di capacità per poter ottenere informazioni da migliaia e migliaia di canali. È stato detto varie volte quanto questa non sia censura, non dobbiamo permettere alle persone di scegliere le proprie fonti di informazioni, anche quelle cattive, se vogliamo, ma le persone devono sapere, devono avere le capacità per poter distinguere le buone fonti da quelle cattive e quindi noi vogliamo aiutare le persone a fare delle scelte migliori, non vogliamo essere noi a scegliere per loro, questo fa parte del passato, dobbiamo aiutare gli utenti, le persone a fare le proprie scelte nel modo migliore, quindi con i partner qui in Italia ed in altri paesi in giro per il mondo vogliamo creare delle ottime campagne informative per dare alle persone i muscoli, le capacità di cui hanno bisogno e spero che quindi in poco tempo questi esempi dimostrino il fatto che stiamo agendo in buona fede, che condividiamo i vostri valori. Insieme ai colleghi di Roma stiamo lavorando costantemente e saremo ben lieti di collaborare con chiunque su questi temi. Grazie. Ciao, sono quella di prima. Grazie Richard, io le volevo chiedere una mia curiosità antropologica che vorrei condividere con lei. A parte i suoi impegni assunti oggi, di cui siamo molto lieti, le volevo domandare, è stato stilato un codice di condotta con la Commissione Europea nel quale Facebook e YouTube si impegnavano a rimuovere i commenti violenti, di cui la Presidente qui presente, e anch'io qui presente, ma tantissime persone sono state vittima nella loro vita e lo saranno ancora. Com'è possibile che venga rimossa la foto di una donna che allatta al seno suo figlio e vengano lasciati dei commenti ingiuriosi, spropositati per la forma dialettica e violenti verbalmente, evocanti immagini terribili, molto spesso riguardanti anche i minorenni? La ringrazio per avermi dato la possibilità di chiarire almeno una cosa. Le fotografie delle donne che allattano sono consentite su Facebook, voglio essere chiaro su questo, ma a volte cosa succede? Si condividono i contenuti su Facebook, altri possono farci delle segnalazioni e poi una persona legge questa segnalazione e a volte chi legge le recensioni sbagliano, perché in genere la nudità è proibita, ma l'allattamento al seno no, e a volte sbagliano, fanno confusione. Ora, in generale, la nostra filosofia è che vogliamo che le persone possano condividere quello che succede al mondo e quindi a volte possono condividere delle immagini violente. Purtroppo esiste la violenza, per esempio in Siria oggi, e quindi c'è un dibattito interno molto acceso su dove possiamo arrivare, qual è il limite. La gente vuole vedere la realtà della vita in Siria e alcune foto possono essere scioccanti e questo crea una preoccupazione. Noi cerchiamo di affrontarla quando è molto
violenta l'immagine, noi diamo un ammonimento e diciamo che bisogna avere 18 anni per visionare quei contenuti. Questa è una cosa che possiamo fare. Poi, il linguaggio. Abbiamo delle regole chiare. Hate speech, il discorso dell'odio, per quanto riguarda le minoranze, è vietato, però vogliamo consentire il discorso politico. È difficile trovare il giusto equilibrio, molto spesso ci si sbaglia. Ad esempio, quando si vuole criticare il proprio governo perché la politica sulla migrazione non è giusta, secondo voi dobbiamo consentirlo? È un discorso politico legittimo. Se volete aggredire o criticare gli immigrati, questo no. E è difficile a volte tracciare un confine, perché per come si esprime la gente non è sempre chiaro, quindi a volte siamo stati criticati perché abbiamo lasciato troppo postato e abbiamo tolto troppi commenti. Quindi non voglio minimizzare questa considerazione, non siamo certo perfetti, ma vogliamo migliorare, vogliamo capire, cogliere quelle sfumature linguistiche, capire quando si va oltre e quando la violenza è troppa, l'aggressività è troppa. È contagioso. Comunque no, perché una rimozione in realtà c'è stato, Mr. Holland, ed è più o meno del 10%, e noi vorremmo che invece sarebbe bello che questa percentuale aumentasse, lo dico anche ai responsabili italiani di Facebook, visto che in Italia Facebook ha 28 milioni di utenti, sarebbe molto bello che, tra l'altro guardi, il mondo ideale è che nessuno scriva una cosa che non avrebbe il coraggio di dire in faccia, e questo non è colpa vostra, però siccome accade che la gente scriva cose che non avrebbe mai il coraggio di dire in faccia, a questo punto tocca a un ufficio vostro, legale. Leviamogli il wireless a questa gente. Sì, per quanto riguarda questo tasso di rimozione, c'è un'altra prova in corso e i risultati saranno pubblicati alla fine del mese e stiamo cercando veramente di impegnarci per arrivare ad un risultato migliore. Quindi seguiteci, ci auguriamo che possa migliorare la situazione. Tra l'altro, Laura... No. Laura, Presidente, le devo dire una cosa bellissima, forse lei la sa già, ma forse non la sanno le persone qua presenti. Allora, quando abbiamo iniziato a parlare 2 ore fa eravamo tutti molto più giovani, ma soprattutto le firme raccolte erano, quanto ha detto Laura? 21.000, lo sapete in quanto siamo arrivati in queste 2 ore? Provate a dire un numero. Non è un accertamento fiscale, dovete solo dire un numero, non è che ve li vediamo a prendere a casa. 25.000, dice il mister attivissimo, no, più di 25.000, 40, signora adesso lei ha detto 40.000, comunque 35.000, siamo arrivati a 35.000 in un paio d'ore, quindi salutiamo chi ci segue, dove ci segue, da qualche parte ci seguono di sicuro, grazie, speriamo che aumentino queste, c'è la diretta stream, c'è gente a casa con la gamba ingessata che ci guarda. E le salutiamo, perché non sono a scuola o lavoro queste persone, comunque salutiamo chi ci ha guardato in diretta streaming mandandomi un caloroso e triste abbraccio. Allora, questa giornata non è finita qua, c'è un'altra cosa, appena trovo il foglio in attesa di raccontare aneddoti della mia adolescenza, piuttosto che per riempire questo vuoto, ecco qua. Questa giornata si conclude con una premiazione del concorso nazionale Bufale in rete, come riconoscerle, bandito dalla IPSA Foundation for Scientific Research di primo e secondo grado, quindi io chiamo la direttrice dell'IPSA Foundation, Silvia Misiti. Allora Silvia, le chiedo un minuto, faccia come due. Grazie, buongiorno a tutti. Desidero rivolgere un saluto a tutte le istituzioni, a tutti gli invitati presenti, ma un ringraziamento particolare va alla Presidente Laura Boldrini per l'invito a questa importante iniziativa a favore della corretta informazione. La ragion d'essere della Fondazione IPSA, cioè la nostra missione, è proprio quella di fare divulgazione scientifica e promuovere la corretta informazione nell'ambito della ricerca medica. Le bufale in rete, come detto dai miei più illustri predecessori, sono un fenomeno particolarmente insidioso per la nostra società, perché possono danneggiare anche quanto di più caro ciascuno di noi ha, cioè la propria salute. Per questo motivo Fondazione IPSA, consapevole del ruolo che svolge, desidera dare il suo contributo, oggi si è detto un impegno concreto, nel contrastare questo fenomeno dilagante.
Siamo in campo da alcuni anni su questo tema e l'attività che presentiamo oggi è il concorso Bufala in Rete, promosso in collaborazione con l'Istituto Pasteur Italia, rivolto ai ragazzi con l'obiettivo di combattere la disinformazione e promuovere la divulgazione scientifica attraverso l'uso di un linguaggio semplice e immediato, come i fumetti. Poi Macox ci spiegherà molto meglio di me l'importanza dell'utilizzo del fumetto. Il concorso ha coinvolto le scuole italiane, secondarie di primo e secondo grado, i cui studenti sono stati invitati a sviluppare una storia sul tema delle bufale in rete in ambito scientifico e poi raccontarla appunto attraverso il fumetto. Il fumetto perché è un mezzo di comunicazione molto immediato e abbiamo scelto questo proprio perché ci volevamo rivolgere ai ragazzi. Quindi oggi siamo qui e accogliamo l'invito della Presidente per lanciare un messaggio ai nostri ragazzi, invitarli a voler maggior bene a se stessi, a difendere il loro bene più importante, che è la propria salute, contro la tanta, troppa disinformazione medico-scientifica oggi presente in rete. Per questo oggi premiamo il loro impegno e li stimoliamo a proseguire su questa strada. Prima dell'ultimo ringraziamento, volevo dire adesso si svolgerà la premiazione, verranno premiate 8 scuole. Il primo premio riguarda un assegno di 5.000 euro per una scuola media e per una scuola superiore, 5.000 euro da utilizzare in iniziative in ambito scientifico. Il secondo premio è per ogni scuola premiata è un microscopio ottico donato dall'Istituto Pasteur e il terzo premio è la possibilità di partecipare a una giornata formativa scientifica proprio per rafforzare la conoscenza scientifica. Quindi io direi che procediamo con la premiazione. Nel frattempo ringrazio di nuovo la Presidente della Camera per aver scelto la nostra iniziativa a chiusura di questa importante campagna e tutti quelli che hanno sostenuto la Fondazione IPSE in questo progetto, Carocci Editore e la Scuola Romana del Fumetto. Grazie. Grazie Silvia. Rimanga qua perché adesso per le foto di rito lei mi deve stare qua, mi assumo una posizione naturale. Sì, molto naturale. Perché adesso vanno fatte le foto di rito. Solo parole con 4 lettere. Ringraziamo anche Luigi Frati dell'Istituto Pasteur che appunto ha messo per vedere le cose piccole. Come si chiama? Il microscopio. Sì. Cominciamo dalle scuole secondarie di primo grado. Scuole medie, no? Poi magari non capite perché avete fatto l'avviamento. Primo classificato. Tra l'altro, queste opere meravigliose le abbiamo stampate e ve le potete mettere sul comodino. Io in un comodino ho attivissimo, nell'altro metterò queste, perché con i comodini sono sempre due. Primo classificato, storia della fine di una bufala, il legame tra vaccini ed autismo non esiste. A giudicarselo l'Istituto Comprensivo Statale Poggiardo di Poggiardo, appunto, Lecce, Play. Ritira la professoressa Elisa Accogli. Chiamo a consegnare i premi la Presidente Boldrini e il genio Macox. Dobbiamo scendere? A chi lo dobbiamo consegnare? A me. Professoressa, venga. Se lei non mi si avvicina, io non glielo posso consegnare. Eccolo. Complimenti per il lavoro fatto. I ragazzi dove sono? I ragazzi sono di là. E non li vogliamo far vedere? Li chiami, sì. No? No, Laura, non no? È possibile. I ragazzi non possiamo chiamarli, ma quando mai? I ragazzi li chiamiamo e come? I ragazzi li chiamiamo. Avanti, la Presidente è fatta così. Non esiste che non chiamiamo i ragazzi. Venite, venite. Allora. Ma perché mi ha aperto il microfono finto? Accosciatevi ragazzi. Come una terza categoria, così come la Pro Vercelli. Se no non ci stiamo. Ma adesso questo qua, 5.000 euro, insomma una bella cifra. 5.000 euro è una bella cifra, ragazzi. Questi soldi vanno alla classe, alla scuola o al personale? O alla scuola? E sapete come li utilizzerete? Sapete come li utilizzerete? Chiede la Presidente. Ottimo.
per ampliare il laboratorio scientifico, ha detto l'insegnante Elisa Cogli, che insegna? Matematica e scienze. Matematica e scienze. Ragazzi, siete contenti? Sì. Dentro però. Comunque avete vinto, non per, cioè, abbiniamo anche lo stato d'animo all'espressione. Sorridiamo. Grazie. Presidente, consegni. Questa è la targa di riconoscimento. Questa è la targa di riconoscimento. Ecco. Bene. Bene. Grazie ragazzi. Bravi ragazzi, studiate tanto, imparate le cose a memoria. E non postate foto di cui potreste pentirvi, magari uno di voi diventa presidente della Camera e poi quelle foto vi pentite. Ma anche se diventate falegnami, come vi pentite? Insegnanti. Adesso ci abbiamo il secondo classificato, cose da non credere, Istituto Comprensivo Statale Albert Einstein di Reggio Emilia, classe seconda B, ritira la professoressa Cinzia Insolia. E anche i ragazzi a questo punto, di Reggio Emilia. Ragazzi di Reggio Emilia? Posso avere anche io i miei ragazzi? Ma certo. Venite. Beh, ormai. Eccola, la rappresentanza. Eccoli qua. Quindi da Reggio Emilia? Sì. Bene. Lì. Eccole. Tutto. Allora, come, dove lo piazziamo poi questo microscopio? È il laboratorio di scienze. Ma questo è un facsimile, voglio sperare. Poi ci sarà quello vero. Ah, è proprio quello vero. Ho paura, questi tempi, tra fake e fake. Il professore di scienze, perché sono di artistica su sostegno. Ah, ecco, quindi non è della materia. No, però è la materia che si è applicata alle scienze. Bene, bene. Grazie. Grazie. Macox consegna gentilmente anche una targa. Foto di rito, sorriso di rito. Ragazzi, tornate a Reggio Emilia, cioè non subito, insomma, quando credete, insomma. Grazie. Ringraziamo. Terzo classificato, sono due a pari merito, smascheriamo l'inganno, Istituto Comprensivo Ragazzi d'Europa, Casalnuovo di Napoli. Napoli, classe prima, sezione E, ritira Maria Sibilla. Eccola. Dove sono i suoi ragazzi? Non ci sono. Non ci sono. Sì, perché? Purtroppo sì, perché? Non siamo riusciti ad organizzarci in tempo, avevamo un altro impegno, però c'è la vicepreside che vorrei chiamare. Prego. Dell'istituto. Prego. La professoressa Pollice. Professoressa, venga. Voi avete solo cognomi di senso compiuto, allora, Sibilla, Pollice. Fatto, smascheriamo l'inganno. Smascheriamo l'inganno, sì. Sempre con i fumetti. Ma come vi è venuta questa idea? Beh, in realtà l'alunna che ha realizzato questo fumetto è una ragazza diversamente abile. È la mia alunna, io sono insegnante di sostegno. Ha una grandissima capacità di espressione attraverso il disegno e insieme a lei e alla collega, alla responsabile del progetto, abbiamo creato questo fumetto. Perché è autistica la bambina, è proprio autistica, quindi... Sì, sì. Qual è? Scusa, Marco. Smascheriamo l'inganno. Sì, sì, quello Wilm e Fred. È questo. Non abbiamo specificato quando abbiamo partecipato al concorso che lei fosse una ragazza con abilità speciali e siamo qui contentissime di aver vinto. Sicuramente. Un abbraccio fortissimo. Sicuramente. Come si chiama questa ragazza? Abbiamo... Come si chiama questa ragazza? Esposito Concetta. Concetta Esposito. Sì. Allora, un saluto a Concetta. Organizzandoci meglio, venite con lei a Montecitorio e con tutti gli altri ragazzi. Senz'altro. Grazie. Frequentiamoci, mi raccomando. Il premio va a lei sicuramente, all'alunna. Grazie. Allora, un grazie. Abbraccio alla ragazza. Grazie mille, grazie. Allora, c'è un... non ti perdere. Non so, no, c'è una, scusa, ex aequo mi presuppone che c'è un ex aequo. Esatto, scuola secondaria di primo grado, Bartolena, classe prima J addirittura, ritira il premio, Cristina Bianucci? Cristina Bitossi? Veronica Nannetti? Eccola. Vieni. Sara Pertusati? Buongiorno. Sono quattro nomi. Com'è andata questa, la scelta di questo fumetto?
Noi abbiamo partecipato con due progetti, uno individuale e un altro della classe. E ha vinto il progetto della classe, della prima GEI. Qual è la fake news che hanno voluto smascherare? Hanno smascherato un amminoacido inventato dalla loro fantasia, ovvero la bufalina. E quindi la bufalina è un amminoacido estratto dalle uova delle galline livornesi e questo amminoacido appunto è dimagrante, tra l'altro, per cui tutti mangiavano le uova livornesi sì. Per ovvi motivi e siamo stati appunto in accordo con la coordinatrice di classe, la professoressa Sara Pertusati, a promuovere questo bellissimo progetto, di cui vi ringraziamo tantissimo, e alla classe, ed anche la classe include ovviamente un alunno diversamente abile di cui mi occupo, anche lui ha partecipato con il progetto individuale e con la classe, e sullo stesso personaggio che è il Gallo Lolo, perché il Gallo Lolo è il capo di questo pollaio livornese, per cui per lui sa tutto del Gallo Lolo e ha partecipato attivamente insieme alla classe, quindi abbiamo creduto anche nel forte valore inclusivo di questo progetto, poiché l'immagine è per questi bambini, in particolare per gli alunni diversamente abili, un forte ausilio didattico. Quindi vi ringraziamo tutti, a nome anche della dirigente scolastico, la professoressa Maria Giusti, e vorrei appunto passare il microfono, se possibile, anche a chi ha promosso il progetto. No, vabbè, è già stato detto tutto, nel senso è stata un'esperienza veramente interessante e innovativa, insomma, che ha coinvolto veramente tutti gli alunni, divertendoli e motivandoli in un modo veramente particolare. Grazie. Grazie, qua l'informazione si è unita alla fantasia e alla creatività, quindi complimenti a voi. Questo capo arancia il dito perché è pesantissima. Attenzione. Avete fatto le foto di rito? Sì. Foto di rito? Fate fa. Io mi levo. Ah no, questo è l'altro. Grazie. Bene, grazie. Arrivederci. Grazie mille. Allora, Presidente, andiamo avanti con le scuole secondarie, ovvero i licei. Primo classificato, B-Virus News, Apocalisse Zombie, Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina. Ritira Tommaso Megale. Allora, Tommaso. Vieni, ecco, intanto ragazzi. Con gli studenti. Io le do la mano da qua sotto. No. Complimenti. Grazie mille. Com'è nato il vostro impegno? Sono loro. Noi prima di tutto siamo un liceo artistico, quindi la partecipazione a questo bando è una cosa un po' particolare, essendo i temi scientifici. In questo senso, per me, che ho scelto di partecipare al bando e di proporlo ai ragazzi, è stato importante perché vorremmo proporre dei percorsi di arte e scienza. Crediamo che l'interdisciplinarietà sia un valore importante, infatti qui abbiamo degli studenti di arti figurative e di grafica pubblicitaria che hanno lavorato insieme. Sì. Fatto un complimento. Ma è molto giovane. Molto giovane, quanti anni ha? 29. Ma che bello, però scusi. Grazie. Vada. Complimenti anche perché il primo premio a ragazzi del liceo artistico è per voi. Quindi passiamo l'assegno. Come lo userete questo assegno? Non si sa ancora? Credo rinforzando i laboratori scientifici e promuovendo appunto attività di arte e scienza. Bene. Bravi ragazzi di Cascina e Pisa. Grazie. Secondo classificato, pari merito, con chi? Con una... che bufala pluripotente, seconda è di Via delle Scienze, liceo scientifico Colleferro, ritira il premio Ugo Giambelluca. Che cognome.
un nome corto, ma sul cognome Pepe, ci siamo sfogati. Ugo Giambelluca. Grazie. Vabbè, io chiamo appunto gli alunni della seconda E. In realtà, appunto, anche questo è stato un progetto che ha visto la collaborazione di più materie, di più discipline. Io insegno storia dell'arte, sì. Poi il mio collega Massimo Giorgi di disegno e storia dell'arte, sì. E poi la parte scientifica della professoressa Schietroma. Ragazzi, quindi dovrebbero venire anche loro. Facciamo una foto tutti insieme, che poi dopo vi dispiace non averla fatta. La mettete in soggiorno, dai. Allora. Eccoci qua. E quindi questo va a finire nel laboratorio, giusto? Professoressa, sì. Vedo che lei... Siamo contentissimi. In genere un tono di voce molto alta, però il microfono aiuta parecchio. Lavoriamo molto con... La ragazza che è dietro non uscirà mai nelle foto, poi siamo avrà dei traumi. Ok, noi lavoriamo molto in maniera scientifica, sperimentale, con quello che abbiamo a disposizione, per cui un microscopio c'è molto d'aiuto e siamo ben lieti e contenti di poterlo utilizzare. Anche contro le fake news? Soprattutto, abbiamo fatto un progetto nel quale proprio lavoravamo sulle competenze digitali, lo sviluppo delle competenze europee degli alunni, tra cui anche le competenze digitali, competenze espressive, eccetera, eccetera, e questo concorso è arrivato proprio ad hoc mentre stavamo proprio lavorando su questo progetto sulle cellule staminali, e io inviterei anche gli altri ragazzi dell'altro... Aspetti, sì. Qui incentriamo tutti. Ok. Andiamo. Dove li vuole invitare? A casa sua li vuole invitare? Dove li sì, mettiamo? Volentieri. È un gemellaggio in qualche modo. Tra poco. Sì. Allora, io a chi consegno questo microscopio? È uguale, abbiamo lavorato in equipe, quindi... Bene. Allora, grazie. C'è anche il premio consegnato da Macox, che è la targhetta. Complimenti e grazie. Continuate in questo impegno. La scienza a sostegno... La scienza a sostegno della verità. Certo. Grazie ragazzi. Secondo classificato, a pari merito, vuoi diventare autistico? Fatti vaccinare. Liceo scientifico di Colleferro, è sempre loro, sono. Ritira il premio, però questa era, questo io non capisco. No, questa è la classe quarta E. Ritira il premio, Elisabetta Schietroma. Sono io. Eccola già qui, e quindi adesso cambiano. Ma lei? Ragazzi. Sì. Ah, esatto. Avevo capito tutto, come è evidente, no? Bene, allora questo... Qua si è toccato un tema delicato, quello dei vaccini. Questo microscopio lo do a te e spero che voi possiate continuare in questo impegno. Veramente è molto utile per tutta la collettività. Fate un lavoro che serve a tutti. Grazie. Macox consegna la targa. Allora... Geppi, a che punto siamo? Siamo col terzo classificato, sempre per le scuole, per i licei. Liceo scientifico Cavalleri di Parabiago, classe quinta, sezione FA. E il terzo classificato col fumetto dal titolo Questione di Business, ritira il premio Massimo Di Mauro. Eccolo. Professor Massimo Di Mauro. I ragazzi e il preside. Ragazzi e il preside. Prego, accomodatevi. Bisogna condividere un premio. Certo, non può essere solo nelle mani di un professore, no? È una cosa che non ci piace. Sì. Allora, ragazzi, voi dovete ricevere il premio. Come sta? Bene, bene. Ragazzi, prego, venite, accomodatevi. Davanti a che siete così alti. Eccola qua. Di voi. Poi vado io. Sì. Allora, questo è il premio che consegniamo a uno di voi. Prego. Bravi, bravi ragazzi. Voi avete fatto quale fumetto, Geppi? Questo, Questione di Business. Questione di Business, avete colto il punto, infatti. Certo. E come avete deciso di fare questo? Allora, parlo con loro che, visto che hanno sviluppato il progetto in due gruppi, una parte scientifica, una grafica. C'era riluttanza. Un gruppo si è occupato della parte scientifica, quindi scrivere la storia, l'altra si occupa della parte grafica, quindi
quindi la realizzazione del fumetto stesso. Perfetto, hanno unito le due cose. Bene, complimenti, grazie. È una quarta, mi si dice. Allora, grazie preside, grazie a tutti i ragazzi. Abbiamo finito, dobbiamo premiare ancora? Con le premiazioni direi che abbiamo finito, quindi congediamo Silvia Misitti, la direttrice dell'IPSA, e Luigi Frati, il presidente dell'Istituto Pasteur. Grazie. Che ringraziamo moltissimo per aver creduto in questo progetto, confidiamo in una seconda edizione del concorso. Grazie per aver creduto in questo. Ringrazio la presidente Laura Boldrini per aver fortemente voluto questa giornata e per questo percorso iniziato non oggi. Grazie a te. E chiedo a Makox un ultimo lucido commento, visto che qua si è giudicato il lavoro di questi ragazzi e tu di disegnini te ne intendi. Com'è questa generazione? Come disegnano? Cosa comunicano? Cosa fanno provare a leggersi? Il fatto che io mi debba inchinare... ecco così. No, non è colpa. Sì, mi ero preparato un discorso sulle fake news lunghissimo, ma una cosa... poi alla fine ho capito che è una battuta conclusiva sui fumetti, no? Io sono, no, ma che, non volevo, non era polemica. Io sono felice che sia stata scelta la forma fumetto per il concorso. È chiaro, io sono affezionato al disegno. Si impara prima a disegnare e poi a scrivere. Ed è ancora, secondo me, il mezzo più potente espressivo che esista. Io l'ho verificato con la trasmissione Gazebo, faccio un sacco di disegni. Ma una volta mi sono imbattuto, per interposta persona, perché io non c'ero, nei disegni di una ragazzina, una profuga, una ragazzina di 8 anni, a Idomeni, che aveva disegnato su dei fogli d'album tutta la sua epopea, tutta la traversata, il viaggio, i campi, le reti. E quando ho dovuto fare il cartoon che faccio finale, tipo quello che avete visto prima, per la trasmissione, mi sono dovuto arrendere. Cioè, ho preso i disegni della ragazzina e li ho mandati in onda, perché non avrei mai potuto fare niente di così forte, di così espressivo. I fumetti che ho visto qua realizzati da ragazzi sono tutti, hanno tutti la qualità che serve. Cioè, non sono diffidenti. A me quello che fa paura delle fake news, delle bufale in rete, della calunnia che esiste da molto prima... E il fatto che possa renderci tutti estremamente diffidenti verso qualsiasi tipo di notizia. Ecco, invece il senso critico va nutrito e va creato proprio in quest'età, perché poi quello ti resta, quello te lo porti avanti e quello è l'anticorpo che tu ritrovi in rete, dove io, ecco, mo lo faccio il discorso perché mi ci trovo. La calunnia è un venticello, è un'aria del barbiere di Siviglia di Rossini, no? 1816, quindi non è che la fake news è una cosa di adesso, solo che la rete, dice, l'ha resa più veloce, è qualcosa che cresce man mano in maniera più veloce, la velocità della luce. No, io come frequentatore e attore del discorso pubblico del web, perché io nasco sul web, proprio esisto lì e basta, faccio televisione così, per fortuna. Lì funziona un po' al contrario, perché la calunnia parte come un colpo di cannone, è sempre una notizia sparata in maniera esagerata, che colpisce, e dopo però tende a smorzarsi come un venticello, perché viene immediatamente aggredita. Perché è vero che le fake news si nutrono della paranoia, il governo vuole nasconderci qualcosa, i dottori vogliono nasconderci qualcosa, infatti le notizie che poi hanno, che funzionano, il clickbait di cui parlava, quasi sempre è un trucco strano per dimagrire che spaventa i medici, che io non ci arrivo, come cavolo fai a voler spaventare il tuo medico? Io se lo vedo solo vagamente perplesso, penso che ho 2 mesi di vita. Quindi, eppure quello cattura, perché c'è qualcosa che non vogliono farci sapere, però la rete è anche il luogo più diffidente del mondo. Io qualunque cosa pubblichi online viene vagliata fino all'ultimo apostrofo, no, qui è sbagliato, il tuo riferimento è errato di 2 giorni, è pieno di controllori. Ecco, bisogna nutrire quelli attraverso l'educazione. Quelli sono i veri anticorpi, non organismi oppure strutture calate dall'alto, ma questo è un discorso che ho sentito fare, su cui ci troviamo tutti abbastanza d'accordo. E quindi, non lo so, io ho guardato questi fumetti e senso di fiducia fortissimo. Complimenti. Bisogna continuare così.
Complimenti a te, complimenti a te. Grazie Macox. Quindi insomma salutiamo Richard Allan, si ferma in Italia, si trattiene, va a mangiare una carbonara, cosa fa? Yes, but I went... Certo, però non berrò il caffè di George Clooney, preferisco il caffè veramente italiano. Lasciamo stare. E poi stava a Como, siamo a Roma. Accetti, accetti. Quindi Richard Allan, noi confidiamo in lei. E le ho fatto l'occhiolino. Ringraziamo il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente della FIE, presidente, Maurizio Costa, la presidente Laura Boldrini, i ragazzi delle scuole che hanno partecipato a questo concorso, grazie a voi. Ricordatevi di questa giornata grazie alle fotine. Ricordiamo l'hashtag Basta Bufale che è in trend topic, topic trend. Arrivederci a tutti, vado a lavorare.